Ungaro Ring, benvenuti spettatori carissimi, fedelissimi per un nuovo teatro, un nuovo palcoscenico per il campionato della Pro League, come sempre al martedì. Questo è il vostro appuntamento con i campionati Formula Italian Team. Come sempre vi ricordo che la Pro League è distanza di gara al 100%, questa sera ci sono tante novità, ma le novità si fermano qui perché riabbiamo in cabina di commento il buon Fabio Massimo Castelluzzo. Ciao Fabio. Ma ciao a te, ciao a tutti. Mi sono scordato di presentarmi io stesso, quindi io sono DR Long 2110, come sempre Andrea Longagnani, la vostra voce che vi porterà nei meandri del circuito ungherese in direzione di gara, anche se anche questa sera, come a Silverstone, i giri non verranno contati. C'è il buon Andrea Badolato in arte Fitandre. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ebbene, dopo la Sport League che ha fatto approdo in questo circuito di cui ne parlavamo prima a microfoni spenti, un circuito molto tortuoso, quello del Hungaroring, abbastanza storico per la verità, come detto ci sono delle novità importanti, ovvero non correrà il compagno dell'attuale poleman Mauro Gold, ovvero John Rambo, per problemi di punti di licenza, e quindi è costretto a saltare questo GP. Lo rivedremo nel prossimo. Ci sono due piloti in Renault, come per chi non lo sapesse, la Renault è stata destinata ai sostituti della Formula Open, quindi correranno il buon Fit Danix 9210, una vecchia gloria della Master, e il debuttante nei campionati Formula Italian Team Asi 696, autore di una prestazione molto autorevole la scorsa settimana proprio sul circuito ungherese, e quindi debutterà questa sera in bocca al lupo. Non c'è neanche Just Lawler, sembra non finire il suo periodo negativo, purtroppo ha dovuto dare forfè, quindi lo sostituirà Fabio Surname, attualmente in terza posizione, mentre Birillo Dog comunque è in pista dopo l'operazione, quindi anche a lui gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Speriamo che possa tenere per tutta la durata della gara. Io, Fabio, a parte quello che abbiamo detto a microfoni spenti, io e te diciamo che non ci piace questo circuito. Ma sai, io ho l'impressione che in generale non sia il circuito più amato per tanti motivi, ma già se lo vediamo nell'inquadratura adesso, anche dall'alto dell'elicottero, la pista è estremamente stretta, tortuosa, saranno probabilmente molto vicini tutti, ma non sarà così semplice sorpassare. Per adesso una buona notizia, se non abbiamo altre indicazioni dagli ingegneri che vorranno partecipare poi nella chat, una buona notizia è che c'è il sole, quindi permetterà sicuramente esprimersi al meglio a tutti i piloti che avranno sicuramente provato e come dire, ottimizzato sia la loro esperienza che il setup delle macchine per questa gara. Come al solito salutiamo tutta quanta la chat, è arrivato anche il buon Max Basile che ci dice chat, come se... Madonna, chi è che ha attivato la diretta? È un disastro, chi è che ha attivato la diretta? Scusate, mi è partito in maniera Partiamo così, benissimo, che... stavo ringraziando la chat. Ma noi dobbiamo evitare di rendere noiosa questa corsa, okay. Ce la metteremo tutta, è solo l'inizio. Molto bene, dicevo, è arrivato il buon Max Basile in arte Gil che ci dice mancano dei piloti nel tracker, ovviamente come sempre i nuovi debuttanti non sono presenti, quindi non è una novità questa cosa del tracker. E arriva anche Real Brown, buonasera Fit Mark, buonasera, ormai è alle Mauritius con un drink esotico in mano, io credo, Andre, perché queste due settimane sono un po' insolite, diciamo, per la direzione di gara. Chissà che non sia l'ultima anche senza quindi dici dopo due settimane di ferie basta. Non lo so, lo vedremo nei prossimi giorni dopo la Prime.
Molto bene, molto bene. Andiamo in pista perché manca 4 minuti e 20 secondi al termine. C'è un grandissimo, informissimo Mauro Gold a capitanare per il momento la classifica. Seconda posizione per Danix, che quindi rientra nei campionati ufficiali dopo, come abbiamo detto, aver corso in Master. Quindi facciamo anche un in bocca al lupo a lui. In terza posizione Flaminio in 1.13.576, a pochi millesimi dalla seconda posizione. Birillo Dog in 1.13.659 si piazza quarto al momento. Fabio Surname quinto, l'avevamo visto anche lui proprio nel Gran Premio di Formula Open, che aveva visto debuttare Asi 696, era arrivato alla fine in terza posizione, quindi diciamo che ha fatto bene l'allenamento, ecco. Poi Marco Ganu in 1.13.849 sesto, davanti al suo compagno di squadra Z Pro Mauro. Advance Apple in ottava posizione, poi Cartista da Doizzi a chiudere la top 10. Fuori dalla top 10 con giri su gomma media Mister X, Drago Lievitato, Lele Salva, Giovi, Asi e Alesi. Si stanno lanciando parecchi piloti, vedo Cartista, Advance Apple, Z Pro Mauro, Ganu, anche Mauro Gold in 1.13.255, scavato un bel solco lassù in cima alla classifica. Sì, Mauro ha fatto un bel solco, ma devo dire che sto vedendo con piacere anche Flaminio, che per ora sta in terza posizione e chissà che magari non ci regali qualche sorpresa stasera. Vediamo, vediamo quale saranno, se ci saranno tante sorprese. Io non me le aspetto, anche perché, come hai detto tu, la conformazione del tracciato non aiuta, diciamo, allo spettacolo. Ieri sera comunque abbiamo visto una bella gara, una bella rimonta da parte di Gianluca Occu, che è arrivato poi in quarta posizione subito a ridosso del terzetto di testa. Speriamo che ci sarà anche questa sera da commentare azioni pregevoli, sì, da parte proprio dei piloti. Duro duro contro contro un Garo. Io non lo voglio un Garoring, non mi piace a me un Garoring, a me non piacciono le piste strette, non ne vedo il motivo delle piste strette con delle macchine che fanno i 360 all'ora, non ne vedo il motivo. Ma i nostri piloti si sapranno fare largo, vedrai che in qualche maniera. Oddio, allora, se si fa largo come ho fatto io, sì, non sto sperando di no. Quindi, non so se chi sta seguendo anche la Prime, la buttiamo là. Noi due questa sera non dobbiamo parlare. Esatto, perché riusciamo a farsi spazio molto bene. Anche perché dovete correre venerdì, se è un disastro. Questa idea un disastro del circuito non si è un disastro, guarda, io te lo dico. Manco un minuto e mezzo, direi. Attenzione, che siamo nella fase calda. Perché Fabio il Surname si lancia adesso. C'era Mauro Gold, ma si era peggiorato di 2 decimi. Infatti rientra ai box. Quindi credo sessione di qualifica terminata per lui. Ci sono Flaminio, Danix, Dadoizzi, Mister X e Alesi che faranno per ultimo il giro. Danix in questo momento si lancia, trova una Ferrari, penso sia quella di Alesi. Andiamo a vedere chi c'è nel giro. C'è Fabio Surname che toglie 46 millesimi dalla sua prestazione nel T1. Andiamo a vedere anche Advance Apple, fa 1.13.842, vediamo... Sta rallentando, quindi sì, nel giro di rientro c'è Z Pro Mauro che taglia 409 millesimi dalla sua prestazione quando il suo compagno di squadra va a prendersi la prima fila in 1.13.526. Vediamo Z Pro Mauro come andrà a finire il tempo. 1.13.433, quindi seconda posizione, scalza il proprio compagno di squadra dalla prima fila. Sì, molto molto, ma io sono incredibilmente a bocca aperta. Mauro Gold ha fatto 1.13.2 praticamente al primo giro lanciato, quindi non oso immaginare cosa avesse fatto se non avesse sbagliato un po' il T2. Fabio secondo. Fabio il Surname 1.13.300 in seconda posizione, sta arrivando Danix al momento anche, quindi andiamo a seguire il pilota Renault. Come detto, la scuderia Renault è stata lasciata per i piloti provenienti dalla Formula Open. 1.13.322 per 22 millesimi si piazza in terza posizione Danix. Andiamo a vedere se qualcun altro sta per affrontare il giro. C'è Flaminio, c'è anche Birillo Dog dietro di lui. Vediamo Flaminio, trova un po' di traffico davanti a lui. Sì. 87 millesimi. Non dovrebbe avergli impedito il giro, ma insomma anche psicologicamente quella macchina lì. Vediamo. Intanto stanno rientrando un po' tutti i piloti ai box. Sta arrivando da Doizzi che toglie
605 millesimi dalla sua prestazione, si piazza in decima posizione. Vediamo, Advance Apple al garage, Birillo Dog 94 millesimi sopra la sua prestazione, mentre Flaminio 23 al di sotto della sua prestazione nel T2. Intanto là davanti penso abbiano finito tutti, sì, perché Z Pro Mauro sta rientrando, quindi rimaniamo su Flaminio che arriva lunghissimo per far passare Birillo Dog. Probabilmente ha sbagliato qualche curva. Anche Birillo Dog va ai box, quindi credo che sia finita qui. Sì, perché sì, stanno rientrando tutti. Sì, tutti. È una pista anche molto corta, ma è singolare vedere come sono molto vicini i valori. Abbiamo tipo in 3 decimi, 4 decimi i primi set, insomma, per non parlare quelli che stanno all'interno del secondo. E gomme gialle attualmente le hanno state solamente Asi 696, e Drago Lievitato, Mister X e Giovi. E anche le salva. Devo dire che Drago Lievitato si è preso un grossissimo rischio, anche perché sì, è vero che la soft qui non va tantissimo, ovvero va nei primi giri, per poi avere un cliff importante della gomma e poi andare pian piano a deteriorarsi sempre più velocemente. È vero anche che comunque in questa pista è veramente tanto tanto difficile, e comunque ci potrebbero essere delle lotte là in fondo. Speriamo di no per il pilota Alfa Tauri, però si è preso un grandissimo rischio. Asi invece aveva fatto sta facendo la stessa strategia che aveva adottato in Formula Open, solo che in Formula Open era quarto, se non mi sbaglio, alla partenza. Adesso si trova undicesimo con più o meno lo stesso tempo comunque fatto registrare su gomma gialla. Andiamo a vedere, sì, quindi la classifica là in mezzo al gruppo. Sì, attenzione, quindi Mauro Gold e Fabio Sonneme in prima fila, poi Danix e Z Pro Mauro, Ganu e Flaminio in quinta e sesta posizione, Birillo Dog e Cartista, Advance Apple e Dado Izzi a chiudere la top 10, poi Asi, Alesi, Drago Lievitato, Mister X, Giovi, Lele Salva a chiudere la classifica. Lele Salva, che aveva montato le gomme medie, non è riuscito a migliorare il tempo che aveva fatto subito con la gomma soft, e quindi partirà dal fondo e con gomma più morbida. Quindi è un gran peccato per il pilota che aveva ottenuto il primo podio su Formula Italian Team la scorsa settimana. Vedremo che gomme sceglie. Sì, in effetti bisogna vedere, però è brutto. Credo che andrà su gomma media. Sì. Sì. Credo anch'io che andrà su gomma media, però purtroppo è un peccato per le salva che non sia riuscito a migliorare in 1.16.2 fatto con gomma soft palesemente, per poi andare tranquillo su gomma media. Quindi vediamo, sta per partire quindi il Gran Premio dell'Hungaroring, in quel dell'Ungheria. Prima scherzavamo un po' su cosa sta succedendo in Ungheria, paese bellissimo per quello che ci spiega sempre, che ci spiegava sempre il buon Gianfranco Mazzoni. Quindi io mi ricordo addirittura... La conosceva bene evidentemente. Non lo so, però io non so se vi ricordate, ma aveva un po' speciale Ungheria per Gianfranco Mazzoni, aveva sempre una voce diversa nel cordiale buongiorno al circuito dell'Ungaro. Ma ragazzi, forse alle 9 di mattina tutti. Per i vecchietti quando c'è il warm up alla mattina ce l'avremo tutti, guardate che Ma comunque è uno dei circuiti, diciamo, più storici ormai del calendario di Formula 1. Voi mi direte, ci vuole anche ben poco, perché ci sono delle new entry praticamente ogni anno. Sì. Però è anche uno dei circuiti in cui i piloti finlandesi hanno da sempre avuto maggiori tifosi, perché da Häkkinen, Rosberg, poi chiaramente Kimi Raikkonen, che la Finlandia c'è l'esodo verso l'Ungheria proprio in occasione del Gran Premio. Beh, è come dire l'Austria per Verstappen, no? O anche il Belgio, quindi sì. Per i piloti olandesi in generale. Stanno per iniziare quindi le ostilità in quel dell'Hungaroring con Mauro Gold che va a iniziare il suo giro di formazione, sperando che comunque, vedendo anche un po' la classifica, lui ovviamente in classifica generale comanda la vetta al momento
ai danni del secondo posto di Drago Lievitato, un po' più scomparsi purtroppo sia Just Lawler dopo aver collezionato una sfilza di zeri che non sembrava proprio aver avuto, cioè che potesse accadere dopo la partenza che aveva fatto, e anche da Doizzi un po' di gare giù dal podio. Quindi vedremo cosa succederà se si incanalerà il campionato della Pro League a un duello testa a testa tra Mauro Gold e Drago Lievitato. Sì, infatti Drago Lievitato fondamentalmente ha tentato un po' il tutto per tutto. Non so se per lui sarebbe stato meglio magari adeguarsi alle scelte delle gomme e partire là davanti e giocarsene un po' alla pari. Invece ha voluto no, avere un po' questa variante, ma qui quando si parte lo vedremo, insomma la pista è stretta nel mezzo del gruppo, è sempre difficile in qualsiasi pista, ma questa ancora di più con una serie di curve tra la prima e poi anche le successive che insomma difficilmente rendono agevole la possibilità di recuperare poi con le gialle. Vedremo quindi, le vetture stanno arrivando sulla griglia di partenza. Si aspettano un po' tutti i piloti. Intanto facciamo un rapido giro di pronostici, Fabio. Guarda, proprio per non dire che insomma sembra un po' scontato, Fabio Sornese è qualificato secondo, ha fatto veramente anche lui un bel giro, non è così distante dai tempi che ci ha fatto vedere in qualifica, quindi magari forse lui. Andre? Vai, io vado su Mauro, vado facile. Attenzione quindi, perché i semafori si stanno accendendo. 1, 2, 3, 4, 5 e parte il GP di Ungheria. Vediamo da questa telecamera dal dietro della razzo dietro. Sono partite molto bene, ma è partito anche benissimo Danix, che va subito a tentare di incalzare all'esterno. Attenzione perché là ci sono due as che mettono a panino una Williams. Tanto come sempre la grafica non ci aiuta. Attenzione no, perché Danix subito all'interno di Mauro Gold. Poi ancora battaglia comunque là dietro tra le due as, la Williams di Fabio Surname. Là dietro vedo vetture arrivare larghe, una Renault, quindi credo sia Asi. Sì, in accelerazione. Ecco. Oh, Marco Ganu. Fuori. Marco Ganu si è ritirato dalla sessione. È un gran peccato subito per Ganu, che stava trovando anche in Gran Bretagna, aveva trovato un gran passo il pilota della Haas. Marco ha cercato di sorpassare, ha spinto troppo, probabilmente anche con le gomme fredde ha preso subito l'erba e poi non ha controllato la macchina e ha preso il muro. Sai quello che mi preoccupa, mio caro Fabio, è che non sia uscita la safety car. Non se ne sono accorti. No, perché ci comunque è una pista così stretta, così tortuosa, che certo, al primo giro con macchine ancora tutte compatte, e strano che non sia uscita la safety car. Certo, se esce adesso. Da Doizzi ai box, quindi presunto danno all'ala per lui. È successo qualcosa? Ah no, ok, si stanno ancora risincronizzando, sì. Danix sì. E Fabio Surname, infatti Danix me lo dà a meno 1 e 3 e dietro subito a Mauro Gold. Quindi la grafica è ancora beffarda. Da Doizzi con le gialle, quindi sostituisce anche l'ala, il pilota Red Bull. Vediamo quindi, al momento vedo fluttuare purtroppo Fabio Surname, che a questo me lo dà quarto al momento. Con Danix secondo e terzo Z Pro Mauro. È successo qualcosa, Andre, o è solo si è risincronizzata tutta la stanza? No, io al momento lo vedo quarto pure io, onestamente, vedo le tue stesse cose. Sì, perché lo vedevo secondo, poi terzo, poi quarto. Guarda, considera che primo giro, diciamo quasi due giri, è meglio non guardare un po' la e guardare più calmo. Infatti l'avevo tolta subito la grafica. Si stabilizza, probabilmente in questo giro si è stabilizzato. Molto bene, molto bene. Quindi andiamo avanti con la telecronaca. Al momento vediamo il buon Danix 92-10 che segue come un segugio Mauro Gold. Ma sono tutti veramente... è un serpentone incredibile fino a Giovi, più o meno, che è l'unico staccato di un secondo e sei. C'è anche Asi che è staccato a un secondo e uno. Attenzione perché Lele salva... Lele salva su Giovi, con Giovi con gomma hard si accompagnano i due.
e poi devi ritornare indietro. Sì. Anzi, devi rimanere indietro, sì, perché comunque non è riuscito in accelerazione, soprattutto tra la bianca e la gialla non c'è stata molta storia. Intanto non abbiamo fatto il recap delle gomme, ma Giovi e Mister X sono su gomma hard, Lele Salva, Alesi, Asi e Drago Lievitato su gomma media, tutti gli altri su gomma soft, quindi questa è la scelta. Eh sì, Andrea, vediamo adesso fra qualche giro se veramente la gomma rossa, no, comincerà a soffrire e magari dietro tenteranno di effettuare un sorpasso, forse nei pochi punti, insomma, come abbiamo visto. Io credo una cosa, la salvezza o anche come ha immaginato la gara Drago Lievitato è che si ha 8 vetture da passare al momento, anche quando crollerà la gialla, però tutti andranno più o meno allo stesso giro ai box e poi spererà che troveranno un po' di traffico sulla loro via i piloti che sono partiti con gomma soft. Quindi io credo che l'abbia immaginata così la gara. Ma condivido, anche perché considera che alla fine la pista è abbastanza corta. Quindi qui fondamentalmente avere poi strada libera, cercare di buttare giù un giro abbastanza veloce, e considerando che più o meno se non si distaccano tanto, vedi che trenino, che serpentone che stanno formando già ancora al quarto giro, sono lì vicini, potrebbe anche tentare, no, una serie di sorpassi mentre gli altri stanno ai box cambiando mescola. Eh sì, anche perché poi la media, comunque il crollo drastico non ce l'ha, bisognerà anche vedere se i piloti andranno a fare due soste oppure metteranno una gomma hard per tentare di andare fino in fondo. Purtroppo, come diciamo sempre noi due, siamo piloti, ma dalla 50% alla 100% io non l'ho mai provata, quindi non so come sono le strategie al momento, quindi diciamo che non mi spoilerò quella che sarà la strategia, ma sarà tutto uno scoprire. Sono nella tua stessa situazione, perché in realtà ho iniziato con la 100%, ma sono passati secoli, se lo può ricordare solo Andre, perché sono veramente passati tanti anni, ma insomma. Se non ricordo, ma c'era anche Robby. C'era anche Robby, c'era un folto gruppo parecchi anni fa, sì. Sì. Intanto, fino ad Asi, che sta recuperando pian pianino, che è a 1 secondo e 3, è tutto un gruppone di 9 piloti, ovvero Mauro Gold, Danix, Z Pro Mauro, Fabio Surname, Flaminio, Duan Seppo, Birillo Doc, Artista e Drago, sono tutti nel DRS di tutti. E su quello Drago Lievitato deve puntare, perché veramente se rimangono con queste distanze non è impensabile che possa fare una serie di sorpassi già in box, considerando veramente quanto è corta la pista. Assolutamente sì. Poi tra l'altro c'è una coppia di piloti, ovvero Asi in decima posizione, seguito a ruota da Alesi. Asi dovrebbe tentare di recuperare almeno 3 decimini per riuscire a entrare anche lui in zona DRS. Alesi al momento si è staccato dal pilota questa sera in vesti Renault. Poi le salva 1 e 2 Giovi e Mister X, ovviamente con gomma hard, un po' più attardati, ma neanche di tanto, perché Giovi è staccato dalle salva di 2 secondi e 3. Sì, nonostante tutto, al fine anche chi sta dietro nel lungo rettilineo riesce a vedere anche tra le prime posizioni, insomma, quindi anche psicologicamente. Attenzione! Attenzione, perché Danix era risultato a 1 secondo e 1 e quindi era fuori dalla zona DRS di Mauro Gold, e questo credo non faccia piacere al buon Drago Lievitato, perché se Mauro Gold si stacca e inizia a fare passo, poi recuperarlo sarà dura. Drago Lievitato, che tra l'altro stava per tamponare Cartista, sta, diciamo, abbastanza impaziente là dietro, probabilmente ce n'è un po' di più e sta tentando di passare, ma come abbiamo ripetuto già più volte, qui è un po' un'impresa. Vediamo adesso se tenterà sortita sul rettilineo, concludendo questo momento il giro tutti. Ma era difficile passare sul rettilineo tra intanto primi 3 secondi per Asi, l'avevamo visto anche un pochettino attenti, falloso in Formula Open. È vero che non ci sono i giri richiesti, però comunque i secondi dati dalla direzione di gara del gioco rimangono. Attaccato.
Intanto ho visto Birillo Dog ai box, attenzione, sì. Birillo Dog ai box e anche Cartista ai box, quindi attenzione, al momento Drago Lievitato non ha più nessuno davanti. Quindi un secondo e sei, un secondo e otto da recuperare, credo. Oh, attenzione perché Advance Apple sta per attaccare Flaminio. Oh, è contatto, contatto. Non c'era spazio purtroppo per Advance Apple che si gira. Sì. Vediamo se ha danneggiato qualcosa. Per adesso c'è la bandiera gialla al settore 1, ma rientra. Vedo l'ala integra, credo che al massimo ci sia quel danno giallognolo, verdognolo sull'ala anteriore. Le salva 3 secondi, nel frattempo qui cominciano un po' le penalità, è una pista nella quale bisogna anche stare attenti ad evitare i tagli. Attenzione perché Drago Lievitato era 1,6, adesso è 1,9 nei confronti di Flaminio. Quindi vediamo, intanto là davanti Danix è riuscito a limare i dettagli e a riprendere almeno la zona di RS dal buon Mauro Gold. Ferrari mi sembra che è entrato in box. Penso sia Advance Apple. Oh, Mauro, attenzione, Mauro Gold ai box, Z Pro Mauro ai box, Flaminio ai box. Continuano Danix, Fabio il surname, ovviamente Drago Lievitato e poi tutti gli altri che sono partiti su gomma media. Andiamo a vedere che scelta faranno. Questo è il momento di Drago. Mauro Gold gomma media, Z Pro Mauro gomma media, Flaminio gomma media. Attenzione Birillo Dog perché sta arrivando adesso e passa Flaminio. Z Pro Mauro 3 secondi di penalità subito. Anche Danix, attenzione alla penalità ragazzi. 2-4, 2-3 intanto Drago Lievitato continua a perdere dai piloti davanti. Credo che al momento stia gestendo comunque le gomme. Sta facendo anche bene perché qui è anche un'altra cosa che farà la differenza, è guidare i puliti, evitare di uscire nelle curve, perché poi quando cominciano ad arrivare i 3 secondi veramente la classifica è tutt'altra, perché nonostante tutto sono ancora tutti abbastanza vicini. Assolutamente sì. Io credo anche che, dato che Drago Lievitato ormai vanno ai box Danix e Fabio il surname intanto, dicevo, io credo sostanzialmente una cosa: al momento Drago Lievitato non avrebbe senso andare a spingere, anche perché andresti a rovinare le gomme. Gli altri sì che hanno gomma più nuova, però beh, intanto Mauro Gold è uscito a pista libera, attenzione perché sì. Questo Danix, attenzione perché esce al momento, era arrivato vicinissimo a Mauro Gold, stava per fare un overcut abbastanza pesante Danix, invece l'overcut l'ha fatto Fabio Sorname. Al momento ci sono due Williams in lotta con una Red Bull, con Flaminio che fa un grandissimo sorpasso sfruttando il cambio di traiettoria, ma Birillo Dog non ci sta. Vediamo, si sono toccati. Peccato. Si sono toccati Birillo Dog e safety car virtuale. Sì, ma non c'era spazio, poi lì il muretto vicino, appena la macchina è uscita è andata direttamente sul muro e terminando la gara là. Che peccato, ma questa è una pista che veramente non perdona. Io credo che al momento... Oh, intanto da Dovizi, drive-thru. Drive-thru per eccesso di velocità con safety car. Qui bisognerà usare una calcolatrice fra poco per capire le reali posizioni dei piloti in pista. Perché... Ma al momento siamo fortunati perché tutti hanno 3 secondi. Quindi sì, a parte da Dovizi che ha preso drive-thru, ma anche lui aveva 3 secondi di penalità. Al momento i piloti... Colpo di scena Flaminio qua. Colpo non di scena qua. Flaminio 3 secondi di scusate, drive through no, per lui eccesso di velocità, no? Credo durante la safety car virtuale, se ho capito bene, non so se Andrea può confermare. Sì,
Sì, confermo. E questo è un errore veramente molto fastidioso, perché quest'anno basta pochissimo, ti deconcentri un attimo e prendi subito la penalità. È successo a me, ma è successo anche un po' inizio a tutti che non eravamo preparati. Basta veramente un minimo di deconcentrazione e rischi di prendere una penalità stupida, ma purtroppo poi pesa sul tempo finale. Comunque attenzione, perché Mauro Gold comunque adesso ha 5 secondi e 4 nei confronti di Mister X, quindi tutto sommato a pista libera, e questo potrebbe agevolarlo tantissimo poi quando il buon drago lievitato andrà a fare la sua sosta. Vediamo intanto se comunque quando Mauro Gold arriverà su Mister X cosa succederà poi per eventualmente il sorpasso nei confronti del pilota Mercedes, che come vediamo da grafica monta le gomme bianche insieme a Giovi, quindi il compagno di squadra di Drago Lievitato. Dietro Mauro Gold può stare abbastanza tranquillo, perché sia Danix che Z Pro Mauro hanno 3 secondi di penalità. Intanto Mauro Gold fa segnare il giro più veloce, ma glielo soffia subito Fabio Sonnemi in 1.19.550, che sta tentando in tutti i modi di andare a riprendere quel terzetto che ha davanti. Flaminio comunque ha scontato subito il drive through, infatti si trova in tredicesima posizione a 2 secondi e 4 da Advance Apple, che a sua volta si trova a 12 secondi e 9 nei confronti di Cartista. Tutto sommato Drago Lievitato adesso può condurre la sua gara pensando alle gomme, essere abbastanza riflessivo, perché dietro c'è Asi, ma Asi sta perdendo, insomma non è una minaccia, perde un decimo in proprio il terzo di pista più o meno, quindi adesso lui si deve concentrare. Oh, bandiera gialla del T1 safety car, e questa è una croce, e questa è una croce per Drago Lievitato. Rallentano tra l'altro tutti, praticamente inchiodando, perché Asia i box, Drago Lievitato rimane fuori, Asia i box, vediamo, Lele salva i box, Cartista drive through, oh mamma. Vedi, nuovamente la penalità che ti dicevo prima, accesso di velocità in safety car. Giovi rimane fuori, Mister X ai box con le gomme hard. Giovi credo che rimanga fuori per dar fastidio poi là dietro a Mauro Gold e Danix, e tentare di far prendere al buon Drago Lievitato, che è il suo compagno di squadra, un po' di distacco. Perché effettivamente adesso Mauro Gold con gomme più nuove si trova in quarta posizione e ripartiranno tutti attaccatissimi, quindi ha recuperato una sosta. Questo mette un po' in crisi, no, le strategie di Drago Lievitato, perché poteva un po' più gestire, adesso si ricompatta tutto e sarà contento sicuramente Mauro. Eh sì, perché recupera tutto sommato il tempo di una sosta il buon Mauro Gold, che andrà sicuramente ad allungare a questo punto questo stint. Lui ha 3 giri sulle medie, mentre Drago Lievitato ce n'ha ben 11, quindi insomma la situazione così vicina diventa complicata. Quindi vedremo cosa succederà alla ripartenza di questa safety car. Io non so se hai visto il ritiro di Dado Izzi, Andre. No, non l'ho visto. Che ha causato la safety car. No. Purtroppo ce lo siamo persi, quindi io... Vabbè, glielo chiederemo. No, innanzitutto glielo chiederemo. Però, per vedere cosa è successo nei 3 ritiri, io vi rimando al forum www.formulaitalianteam.com, così che potrete vedere tutto il post-gara, potete vivere il post-gara dei piloti, dove andranno a mettere di solito gli highlights oppure i ritiri richiesti dalla direzione gara. Quindi andate, iscrivetevi al sito, e poi vi rimando ovviamente a tutti i social, Instagram, Facebook, Twitter, siamo ovunque, e siamo anche sulla piattaforma rossa, che domani vedrà la differita di questa gara, quindi non posso dire il nome, ma quella là, la piattaforma, quella Premier, dai, così ci dicono. No, beh, a parte la Premier, quella ci sta, però differita fa da canale un po' più televisivo, no, importante, certo, la differita, certo. Capito? Quella con rettangolo e il segno del play bianco, quella piattaforma lì.
veramente interessante, perché in effetti la gara non finisce qui. Per chi segue, va sul sito di Formula Italian Team, ha poi la possibilità di vedere le varie soggettive, no? Nel senso, noi vediamo la gara un po' da sotto tutti i punti di vista, mentre poi lì ognuno metterà. E ci sono delle soggettive a volte che sono fantastiche, quindi io ve lo consiglio. Sì. Non so se Andrea è d'accordo sulle soggettive. Sì, diciamo. Scusate che c'ho anche un ospite che disturba. Ah, molto bene. Dopo i fili, dopo i piatti caduti in Italia a Monza l'anno scorso, abbiamo anche gli ospiti che disturbano questa sera. In realtà è il gattino che sta guardando la gara con me, mi sto, oh, ma sto facendo istruzioni. Formula per... Italian Team è tanto bella che anche gli animali la guardano. Se fit per il sociale, ma sta per ripartire la gara. Andiamo avanti. Comunque saluto anche i Roche, perché non mi ricordo se fosse un bug, a un certo punto ho sentito un sottofondo di piatti, di cose, e lui sparì e mi lasciò lì, io non sapevo che dire, ma fu meraviglioso, insomma, è bello anche per questo. Nel frattempo stanno ripartendo. Sì, stanno ripartendo i piloti, andiamo a vedere quindi come sarà la ripartenza di Drago Limitato. Buono lo spunto dietro Alesi, anche molto molto bravo. Danix è partito a cannone e può subito tentare di impensierire Mauro Gold. Vediamo se tenterà l'attacco. Ovviamente non c'era spazio, anche per tutti, anche perché tutti tentavano di prendere la scia agli altri. Abbiamo visto come l'altra volta già era molto molto difficile passare nei rettilinei più lunghi del circuito di Silverstone, figuriamoci in questo rettilineo principale molto molto corto. Vediamo se si smuove qualcosa nell'elettrovia. Intanto Giovi, 3 secondi di penalità. Sì, altri 3 secondi. Aia. Attenzione, Drago Lievitato è partito veramente tanto forte, già un secondo e uno nei confronti di Alesi, e Giovi sta facendo il lavoro sporco. Sporco, Dio, sta facendo un bel lavoro per il suo compagno di squadra. Sta tenendo i muscoli su Mauro Gold, come avevamo preventivato prima. Sta tentando di far scappare il suo compagno di squadra. Ah, sta facendo veramente il suo lavoro, insomma, ottimo, ottimo affiatamento. Si sentiranno quelli in generale che li coordina. Drago Lievitato sta facendo forse l'unica cosa che poteva fare, cioè cercare di distanziare tutto, quindi non pensando più nemmeno alle gomme, ovviamente, ma di evitare di trovarsi sotto DRS chi stava dietro, e di cercare di prendere più tempo possibile, magari aspettando che Mauro Gold restasse un po' intrappolato nel traffico e prenda, insomma, la più distanza possibile prima poi di fermarsi. È arrivato lunghissimo Mauro Gold. È arrivato lunghissimo Mauro Gold. E infatti viene passato da Danix. Sì. Sì, sì. Oh, vediamo subito ancora all'interno nei confronti di Danix. Credo che al momento debba stare tanto tranquillo Mauro Gold e resettare quello che succede. Sì. C'è Zeta Pro Mauro, anche perché c'è tutto un trenino che basta che fai un errore e oggettivamente se è l'unico momento in cui puoi passare, qui lo fanno, perché poi altre opportunità non ce ne sono. Quindi è stato anche fortunato fondamentalmente a non farsi poi sfilare da Zeta Pro Mauro e anche Fabio che stava dietro. Io credo una cosa, conviene di più a Mauro Gold che stia dietro a Danix, così che Danix possa tentare di passare subito Giovi e lui rimanere guardingola dietro. Tanto al momento comunque è abbastanza comunque vicino Drago Lievitato, anche perché ricordiamo c'è stata una safety car, ha ricompattato tutto il gruppo, quindi al momento può stare bello tranquillo e tentare di allungare di più lo stint. Andrea, assolutamente, anche perché sono È arrivato lunghissimo Danix, quindi si fa subito sotto Mauro Gold. Vediamo, arriva all'interno di curva 1, quasi affiancati. Ha lasciato sfilare Danix. Attenzione Asi, intanto Asi con Gomard si sono toccati con la salva. Vola un flap dalla Mercedes rosa di Lele Salva, che è arrivato lunghissimo, fortunatamente è riuscito a frenare. Peccato, perché poi diventa anche difficile con un flap rovinato riuscire a difendersi. Vedo una Ferrari là dietro da un Seppol, credo che tenta, diciamo, adesso è dura, adesso è dura, perché arriva il misto e a passarlo è veramente dura, anche se alla rotta. Sì, diciamo che riprendendo il discorso di prima, Mauro Gold fondamentalmente è chiaro che se lì cerchi di passare, sei un pilota e a tempo 3 secondi,
Vediamo se credo che no, anche lui è a 3 secondi, quindi a posto, non è a 6. Ci agevola i conti. No, dicevo per concludere che Mauro fondamentalmente poi deve stare solo che tranquillo, perché tutto quello che ha da perdere rientra. Asi, intanto scusami, Asi su Fabio Surname sta facendo un gran lavoro, il pilota Renault con gomma hard, ricordiamo, quindi non so quanto duri questa gomma hard nella 100%. Advance Apple ovviamente passa alle salva, che rientra ai box dopo il danno ricevuto. Asi a 4 giri sulla gomma. Mamma mia, Giovi, cosa sta facendo un lavorone. Sta facendo un lavorone, perché a 2 secondi e 3 al momento nei confronti di Alesi. Vediamo Danix all'esterno. Che sorpasso, se gli riesce un sorpassone questo di Danix. Mamma mia, che sorpasso. È un gran sorpasso questo. Ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Assolutamente, credo il più bello visto fino adesso, e credo sarà difficile che qualcuno riuscirà ad eguagliare e superare, che è stato correttissimo, tra l'altro in un punto veramente molto difficile dove c'è un cambio di direzione, poi devi andare in trazione, quindi tutte le caratteristiche per perdere la macchina, e non l'ha fatto, bravissimo. È stato veramente un gran sorpasso. Tra l'altro quella curva è tanto difficile, perché si arriva col DRS, la frenata è in discesa e poi la macchina tende a sottosterzare, quindi andare un po' verso l'esterno. È stato veramente tanto tanto bravo Danix, che si porta in terza posizione. Quindi adesso Mauro Gold deve sbolognare la pratica Giovi all'istante, se vuole poi tentare di rimanere attaccato a Danix. Devi evitare di rischiare, Andrea, perché se qui perdi un elemento aerodinamico poi diventa veramente molto difficile. Guarda il gruppo che ha dietro, e credo che poi veramente c'è il rischio che lo passano in 4-5. Deve restare per lui, per la sua corsa, deve restare calmo e vedere un po' gli eventi. Nel frattempo Drago gli è evitato, insieme a Fitalesi comincia ad avere già 17, e anche Giovi 17 giri sulle gomme medie. Allora, io credo sia un problema per Giovi con questa gomma hard. Prima era uscita la solita finestrella che hanno aggiunto quest'anno dalla Codemaster, cioè che la strategia di chi ha montato gomma media era tra i 15 e i 21 giri la prima finestra ai pit stop. Allora, adesso il più grande alleato di Mauro Gold è Danix, che al momento rimane sui 9 decimi in distacco da Giovi. Deve sperare che in questo giro, eccolo qua, vada sopra il secondo quel distacco. Lo hai chiamato, sta là, insomma, dai. Burka, quanto 08 per 1-1, sì. Ha tentato il tutto per tutto. Sta tentando il tutto per tutto Giovi per continuare a rimanere col DRS. Vediamo, al momento non ce lo avrà, quindi vediamo, deve uscire molto molto forte qui Mauro Gold, ma ha preso tantissimo Giovi, sta facendo un lavorone. Sì, ma non ha lo spunto poi per finalizzare, arriva molto vicino in curva ma non tanto da poter affiancare, poi si devono anche guardare dietro perché sono veramente tutti a 3-4 decimi quando arrivano in quel settore della pista. No, ha fatto un gran lavoro in trazione Giovi con questa gomma hard, perché ha preso 2 o 3 decimi a Mauro Gold e questi non gli hanno permesso di tentare un attacco in curva 1. Al momento è 5 secondi e 4 il distacco tra Mauro Gold e Drago Lievitato, quindi vediamo cosa succederà al finire di questo giro. La sta gestendo molto bene, ma credo che la gomma hard stia lavorando anche bene nel momento migliore suo, insomma, sui assolutamente giri. Assolutamente, questo sì. Mentre invece chi ha la gomma media con gli stessi giri credo che cominciano un po' a soffrire, se saranno rispettate le indicazioni, no, del massimo 21 giri di gomma media per poi rientrare ai box. Vediamo, 3 secondi intanto di penalità per Advance Apple. È arrivato lunghissimo Giovi, quindi potrebbe offrire l'altra guancia al sorpasso di Mauro Gold. Vediamo, DRS scia per il pilota McLaren, credo che debba tentare in quest'altra curva. Oh, attenzione, perché Asi è arrivato lunghissimo, ha fatto una gran staccata, fortunatamente Z Pro Mauro è riuscito a non toccarlo. È di nuovo Aia in croce di traiettoria, un pochino
rusticano al momento. Asi è stato bravissimo, Z Pro Mauro, a evitare il contatto. Eh sì, perché lì si rischia veramente poi di, come già è successo a qualcuno prima, no? Di Marco eccetera, di finire la gara perché i muretti sono vicini. Assolutamente. Intanto c'è ancora Mauro Gold che credo, oh Giovi, altri 3 secondi di penalità e sì. Sono 6, il primo pilota ad andare a 6 secondi di penalità. Rimaniamo con le Quanto telecamere, Andrea, quindi qui, dimmi. Ti volevo anche dire, segnalare che è una bella gara per adesso, molto, molto intelligente anche. Mamma, cosa ha evitato Mauro Gold? Cosa ha evitato Mauro Gold? Un tamponamento su Giovi. E gli è andato bene. Dicevo che la sta facendo Mister X, in questo momento sta a punti, era partito dietro, ma ad esempio rispetto a Flaminio che invece... tra contatto e tutto, adesso dopo aver fatto anche belle qualifiche è sceso e sta undicesimo. Mister X sta facendo una buona attenzione. Gara con sulle medie. Attenzione, perché Mauro sembra voler rompere gli indugi, non ce la fa ancora, penso che al prossimo giro debba tentare il sorpasso, mentre là davanti Danix è riuscito a passare nei confronti di Alesi, quindi Danix si lancia al momento su Drago Lievitato che finirà dietro a Flaminio al momento, a meno che non ci metta più, non metta più di 22 secondi. Tanto Andre mi segnalano lag pesante di Mister X. Io sono su di lui da diversi giri, ma ahimè non vedo assolutamente nulla, sia quando era, diciamo, più distante da Advance, poi quando era vicino, ma non vedo nulla. Sono dall'onboard praticamente di Advance. Molto bene, vediamo se vediamo se Mauro Gold riuscirà in questo giro. Deve tentare il pilota McLaren, molto lontano. Asi dietro comunque continua a tirare staccate abbastanza potenti. Non ce la fa neanche al giro 22 il pilota McLaren. Tanto, 3 secondi per Fabio Surname, che non mi ricordo se aveva preso penalità. No, e anche lui è a 3 secondi. Rimangono veramente molto pochi i piloti che sono rimasti senza penalità. Uno di questi è Drago Lievitato, poi c'è Alesi, poi Mauro Gold, Mister X e Flaminio. Questi i piloti senza penalità al momento. Diamola davanti. Vediamo se si smuove qualcosa nel gruppone che c'è da Giovi fino a Advance Apple. Tutti nel DRS di tutti. Stavolta traziona veramente da Dio Giovi, perché sta veramente trazionando molto molto bene all'ultima curva e sta tentando in tutti i modi di non farsi passare. Si affaccia Mauro Gold che tira uno staccatone, vediamo se riesce a girarla. C'è l'incrocio di traiettorie, ma stavolta scoda un pochettino l'Alfa Tauri di Giovi e quindi riesce a passare Mauro Gold con una manovra molto molto bella. Giovi è riuscito a tenere la macchina, perché lì veramente poteva creare un incidente dei due, ma l'ha tenuta, insomma, nonostante un po' il sovrasterzo, e poi Mauro è riuscito a sfilare. E quindi si è rotto il primo muro di difesa che aveva Drago Lievitato nei confronti di Mauro Gold. Vediamo quindi cosa riuscirà a fare il pilota McLaren, anche perché Alesi dovrà fermarsi proprio come Drago Lievitato e Danix ha 3 secondi di penalità. Sì, piloti senza penalità poi fondamentalmente sono rimasti in inferiorità numerica, perché c'è attenzione Mister X con Advance Apple, ha tentato un sorpasso il pilota Ferrari all'inizio del terzo settore. Vediamo se
Mister X uno di quelli che non ha la penalità, poi continuando ancora con Flaminio. Oh, Asi, Asi su Giovi, Asi va all'interno di Giovi, stavolta abbastanza pulito il pilota Renault, quindi si porta in quinta posizione e credo che al momento rimarrà lì, perché comunque no, in effetti bisogna stare attenti alla situazione Mister X, perché potrebbe farti un sol boccone ben quattro piloti, quindi sì, arrivare in quinta posizione. Eh sì, non ha penalità, è vicino a tutti, come ti dicevo prima, è quello che ha fatto forse la gara più solida, perché ci stavo pensando qualche giro fa, è stato nella guida, che anche Asi sì. Asi, per quanto sia stato rusticano nei duelli, quello c'è, cioè il post gara apposta per poi valutare, però sta facendo una bellissima gara anche lui. Sta facendo una bellissima gara, ma però ha una penalità, il che adesso lo farebbe scendere forse anche nei confronti di Mister X. Però bisogna vedere quanto gli altri piloti staranno dietro a Giovi, che ha perso alla penultima curva il posteriore. Si stanno iniziando a sentire i 25 giri percorsi su questa gomma hard. Ho visto una Ferrari perdere totalmente il posteriore all'ultima curva. Passo adesso Giovi e Z Pro Mauro passa Giovi, ma Giovi attenzione perché non glielo concede, ma ovviamente Z Pro Mauro col DRS, perché qui c'è solo un detection point per due zone DRS attaccate l'una all'altra, divisa solo da una curva. Eh sì, poi Giovi veramente con 24 giri sulle hard, anche se ti dico che vedere Drago lievitato adesso insieme a Fittaresi, che hanno 24 giri sulle medie, credo anche Rossi. Ma, più che vederli lì con 24 giri su gomma media, Drago lievitato non sta perdendo un centesimo nei confronti di Danix. Sì, funziona proprio di quello che ti dicevo, cioè nonostante tutto, eccolo lì, Danix ha 15 giri, quindi parliamo di 9 giri di differenza sulle medie. Occhio, perché Mauro Gold è arrivato in zona DRS su Alesi, e Asi sta arrivando a sua volta nei confronti di Mauro Gold, quindi si sta ricompattando un pochettino il gruppo. Mauro riesce ad avere il DRS al momento? Eh sì. Asi no, neanche Z Pro Mauro. Vediamo se Fabio riuscirà a passare Giovi. Arriva staccatone della Williams di Fabio Surname, accompagna un pochettino all'esterno Giovi. Attenzione, perché no, Mister X potrebbe tentare un sorpasso alla Danix all'esterno. Mister X forte anche di queste gomme medie. Ma è stato sfidare. Molto molto bravo, è stato molto bravo Giovi nella manovra difensiva. Sì, ha tenuto la traiettoria, quindi poi ha avuto più spunto per curve successive. Intanto si è riaccodato anche Flaminio, questo lungo serpentone che porta fino alla sesta posizione. E Flaminio tra l'altro è uno dei piloti che non ha penalità. Al momento credo che la posizione che scotta di più è la terza, che Alesi ormai ha sul gruppone Mauro Gold, ma poi ci sposteremo anche là dietro con Mister X attaccatissimo a Giovi. Vediamo se ci saranno sviluppi. Bella questa telecamera posizionata dietro al casco del pilota, ci fa vedere che comunque non guadagna tantissimo anche col DRS Mauro Gold. Invece Mister X, prima della staccata di curva 1, passa il pilota dell'Alfa Tauri Giovi, che ormai con questa gomma hard sta lentamente andando indietro. E quindi credo che al giro successivo toccherà ad Advance Apple a tentare il sorpasso. Addirittura reclamano il comando classifica piloti dalla chat. Dovremmo strutturarlo effettivamente.
Ma non è vero, perché la classifica piloti la potete vedere su www.formulaitalianteam.com. È tutta una montatura per farvi andare sul nostro sito, quindi andate lì e la vedete, addirittura con gli stemmini delle scuderie, quindi andate a vedere, e anche con le gif dei piloti, il faccione dei piloti. Mi raccomando, però aprite un'altra pagina, altrimenti chiudete la diretta questa, quindi se lo volete fare contemporaneamente aprite un'altra pagina. Esattamente, utilizzate il PC, il tablet. Oh, attenzione, perché Alesi va ai box. Sì. E quindi Mauro Gold va. Può andare, può spingere al momento con pista libera. Anche perché Asi dietro gli si era fatto molto molto minaccioso. Alesi ancora con la media. Tanto Advance Apple non è ancora riuscito, ma ci sta riuscendo adesso. Tenta almeno il sorpasso su Giovi, che si difende ancora molto molto stoicamente, molto molto pulito il pilota dell'Alfa Tauri. Bravissimo. Eh no però, cioè, allora, se noi diciamo di andare sul sito, Raffa, e te spammi così la classifica piloti, non va bene. Vediamo. Al momento situazione cristallizzata là davanti. L'unico molto molto vicino è Fabio Surname a Z Pro Mauro. Just ritirato? No, non penso. Cioè, al momento non credo che si sia ancora ritirato ufficialmente, Andre. No, no. È solo che credo che ci saranno dei problemi nella, perché avevo sentito una voce di problemi alla connessione. Però... sì, sì, però non, cioè, sulla comunicazione ufficiale da parte di Just non l'abbiamo avuto, diciamo. Attenzione, intanto Lele salva, 3 secondi di penalità. Advance Apple che passa finalmente Giovi in curva 1 e si lancia alla caccia di Mr. X. Quindi adesso toccherà a Flaminio. Vediamo chi ci metterà di meno a passare un Giovi che al momento si sta difendendo molto molto bene, egregiamente, molto pulito. Attenzione, perché Asi intanto è a 9 decimi da Mauro Gold con Gomard, quindi molto interessante la situazione. Sì, anche perché Mauro Gold non sta guadagnando molto rispetto a Fit Danix. Ma addirittura Danix sta perdendo, anzi, nei confronti di Drago Lievitato, perché era 2-8, adesso sì, è 3-2. Sì. E Mauro Gold fa la stessa cosa, sempre 2-9-3 secondi, quindi non sta guadagnando. Aia! 3 secondi per Asi e fanno 6. Mannaggia, un gran peccato. In open era arrivato a 9. Ah, dici, vuole battere il suo record? Io spero che non ci arrivi, cioè spero che dopo l'allenamento che ha fatto, spero veramente non ci arrivi, però mi rendo conto che quest'anno con gli avvisi il gioco è abbastanza serio, quindi... Sì, molto severo. E poi, insomma, questa è anche una pista sensibile da questo punto di vista, infatti cominciano a fioccare le bandierine, adesso sono ancora senza penalità Drago, Mauro, Mr. X, Flaminio e Alesi. E considerando quanto sono vicini tra di loro, la classifica attualmente è abbastanza snaturata. È una gara molto molto diciamo strana, perché Drago Lievitato sta facendo un garone con queste gomme medie, a 3 secondi e mezzo addirittura ha guadagnato 3 decimi nell'ultimo passaggio da Danix, che sta credo andando in crisi di gomme. Mauro Gold tutto sommato sta tentando di recuperare su Danix, e credo a questo punto che la safety car che... Flaminio. Oh, Flaminio 3 secondi, quindi... Oh, i box Drago. Vediamo, andrà sicuramente su gomma hard a questo punto per tentare di arrivare fino in fondo. Ha fatto 30 giri su gomma media, credo che 40 giri su gomma hard siano del tutto fattibili. Come detto, passa anche Flaminio, vediamo se passa anche Cartista. Drago esce, quindi Drago Cartista rimane dietro e Alesi va al sorpasso di Cartista,
Quindi decima posizione con tutto sommato 5 secondi e 4 di... Oh, colpo di scena pesantissimo, Mauro Gold, 3 secondi di penalità e si riducono a 3 i piloti che non hanno penalità. Sì, che un record nel record praticamente in questa gara. Cioè, io non vorrei dirlo, però quando ci sono i giri richiesti dalla direzione di gara, vediamo esattamente l'opposto, ovvero non prendiamo, nessuno prende avvisi nel resto della pista, però poi ci sono molti tagli, molti giri richiesti. Al momento stanno prendendo tantissimi avvisi tutti, quindi è vero che magari questa cosa dei giri richiesti dalla direzione di gara sposta la soglia d'attenzione un po' più in là dei piloti al taglio. Ma sì, ci sta anche questa, la componente psicologica. Però questa è una pista sicuramente, sicuramente complicata. Nel frattempo Alesi stampa anche il giro veloce per adesso in 1.18 e 226. Vediamo. Allora, 3 secondi il distacco tra Drago Lievitato e Alesi. Drago Lievitato 4 secondi e 4 che credo vada a fare il giro veloce o in questo passaggio o nel prossimo. Nel frattempo no. Siamo ancora sotto la metà della gara, quindi... non me lo dovevi ricordare. mi sembra di aver parlato almeno per 2 ore e mezza. Sì, perché poi fondamentalmente è stata anche abbastanza pregna, è stata un po' movimentata. Oddio, è stata un po' movimentata. Sì. Oh, Z per Mauro, ecco. 3 secondi e vanno va a 6 anche lui. Sì, ma ancora c'è molto da dire, dai, perché possono cambiare tante cose. Ripeto, ancora dobbiamo arrivare a metà della gara. Flaminio vicinissimo su Giovi. Vediamo. E passa. Sì. Passa Flaminio all'interno. Staccata di curva. Attenzione, vediamo se Giovi tenterà l'incrocio come sempre. Attenzione. Perché il DRS sì che ce l'ha Flaminio, ma è uscito fortissimo, fortissimo Giovi all'esterno, tenta di resistere e ce la fa, grandissima manovra difensiva del pilota dell'Alfa Tauri. Mamma mia, grandissimo Giovi con 33 giri di gomma hard. Sì, vicinissimi sono stati, però anche lì molto molto corretti, hanno tenuto la macchina, insomma, quindi sono passati alla seconda e terza curva. Intanto il buon Raffaele Lelli mi riscatta un bevete, 3 secondi per Lele Salva, va a 9 lui, riscatta un bevete, devo andare a bere qualcosa, ovviamente acqua, analcolico. Non so se Fabio vuoi andare a bere anche tu al momento, se non succede niente, io tengo un occhio puntato da là. Per adesso vedo, perché poi ci sono gli altri 40 giri dove avremo sicuramente un cambio e bisogno di bere qualcosa. Allora, io ho fatto, bravi piloti che non si sono intanto sorpassati o combinato casino mentre che io non guardavo. No, ti hanno aspettato. Vediamo Flaminio, vediamo Flaminio di nuovo in curva 1, tenta la staccata e di nuovo Giovi. No, si sono toccati, speriamo che non abbiano danneggiato la loro ala. Non mi sembra danni, non so se magari contribuisce No, 3 secondi per Asi e va a 9. No. Io prima avevo detto era arrivata a 9 secondi la scorsa settimana. Effettivamente stava facendo una 50%. Il 50% di 70 è 35, quindi ci sta. È ancora quindi, in linea. Qui ha ancora molte più opportunità, però, quindi. No, non vorrei che arrivasse a 18. Me lo auguro che non arrivasse a 18 secondi. Cioè. No. Però insomma, è una pista complicata che sta mettendo in difficoltà un po' tutti. Chi più chi meno. Attenzione. Flaminio su Giovi. Giovi, che credo volesse far passare Drago Lievitato. Oppure ha visto che Flaminio lo stava passando. Allora ha detto: vabbè, dietro c'è il mio compagno di squadra.
occhio, Fabio Sornema in box. Sì. Vediamo. Gomma gialla per il pilota Williams. E credo che sia una strategia molto molto saggia, perché abbiamo visto che comunque 30 giri la gomma soft, la gomma media li fa molto molto bene. Ma considerando che si sta scaricando anche il peso della, esatto, macchina, dovrebbe essere ancora più efficiente, sì. È molto molto costante, quindi vedremo dove lo porterà questa strategia scelta per lui. Vediamo. Intanto là Mauro Gold è a 1.8. Occhio, perché Drago Lievitato non è tanto distante dalla vetta. Andiamo subito a vedere. 14 secondi e 3. Dietro gli usciranno veramente veramente tanto dietro. Attenzione, perché tutto sommato non ha rischiato nulla Drago, ha allungato il primo stint con la gialla alla luce di quello che può succedere ancora. 14 secondi e 2 è un gran bel distacco. Tanto Z Pro Mauro, anche lui è ai box. Sì, poi sai, magari esce con una safety car, no? E come ha agevolato Mauro precedentemente, potrebbe poi farlo anche con Drago dietro. No, perché se esce una safety car riagevola di nuovo Mauro Gold, perché andrebbe ai box, recupererebbe tempo su Drago e avrebbe una gomma hard. Sì, perché hai ragione, perché la differenza di giri è... Oddio, dipende, se esce adesso, ma su 4G ci sta, se esce fra un po' in effetti no. Vediamo, quindi Z Pro Mauro è andato ai box, quindi è uscito dietro ancora Fabio Sorname, che ha totalmente pista libera per arrivare fino ad Alesi, quindi 7 secondi e 3, anche lui, anche loro due potrebbero recuperare terreno sui piloti da davanti. Alesi è nel codone della Williams di Flaminio e Drago Lievitato continua un po' a recuperare, quindi... Io non so se conviene adesso a Mauro Gold, infatti vai box Mauro Gold a mettere gomma media. Sì, vediamo, e così potrebbe tentare un undercut nei confronti di Danix. Intanto ci sarebbe una doppietta Renault incredibile al momento lassù, come ricordiamo la Renault è stata scelta per la Pro League esclusivamente come scuderia, non dico satellite, non dico non ufficiale, però per piloti della Formula Alesi Open. Alesi su Flaminio, quindi passa il pilota Ferrari. Al momento Mauro Gold è uscito lontanissimo. Mamma mia quanto gli ha recuperato Fabio Sorname. È attaccatissimo Fabio Sorname a Mauro Gold. 2 decimi. Adesso si fa dura per la McLaren di Mauro. Anche perché Sorname ha fatto un giro, ce l'ha già calde. Mauro deve ancora riscaldarle con me. Devono fare un patto di non belligeranza là dietro, in ottava, nona e decima posizione, e tentare di risalire il più possibile. Hanno sì, tutti... senza perdere tempo, certo. Eh sì, tutti hanno penalità, quindi sono tutti allo stesso piano e devono tentare di recuperare il più velocemente possibile sia su Flaminio, che è a Gomard, quindi potrebbe andare fino in fondo, e Alesi e Drago Lievitato, che è anche loro Alesi su gomma media. Attenzione, è partito sì, con gomma media Alesi, se non mi sbaglio, quindi dovrà andare per forza su... Dovrà andare a cambiare gomma. Non vorrei che abbia sbagliato. Vediamo intanto, Danix è andato ai box, vediamo se Mauro Gold riesce a fare un undercut incredibile. Attenzione, Mauro Gold esce al momento Danix. Gli ha preso qualcosina, che era un secondo e 7, sì, però ancora dietro. Diciamo che Mauro è stato anche bravo con le gomme fredde, insomma è riuscito a tenere a bada dietro Fabio e Z Pro Mauro, quindi comunque difendere la posizione, a non trovarsi davanti e poi tentare. Intanto non per dire, non per dire, però prima mi diceva a me non ti piace Ungheria, eccetera, eccetera, ho sentito uno sbadiglione da parte di Andrea Madolato. No, io non... No. Forse... No, guarda, assolutamente no. In realtà mi stavo un attimo, se poi vuoi saperlo,
Vai. No, niente, c'è stata una bellissima tre secondi. Però c'è stato un bellissimo traverso alla chicanna da parte di Nanix. Dicevi, Andre? No, che non stavo. Forse si è sentito uno sbadiglio, ma non stavo sbadigliando assolutamente. Ah, ok. Mi stavo portando i cappelli all'indietro, se proprio vuoi sapere. Non mi interessa molto la gente. Diciamo, ma sono dei particolari molto personali. Con le cuffie, esatto, un po' tipo scompigliato con le cuffie. Boh, non so cosa hai sentito. Allora. Oddio, so che sono 39 giri. Resisti ancora. Hanno fatto swish. Resisti ancora. Attenzione. Meno male che ci sei tu, ma Fabio. Però Mister X che sta rischiando anche il tamponamento. E anche Mister X è attaccatissimo dall'Advance sì. Apple, ma credo ci sia stato a questo punto il sorpasso di oddio, no, si è girato Advance Apple. Sì. Niente. Pensavo ci fosse stato il sorpasso della Ferrari che di Advance Apple, che ovviamente ha danneggiato l'ala, purtroppo andando a sbattere contro i muretti sulla destra. Sì. Adesso dovrà evidentemente tornare in box. Peccato per lui, sta facendo anche una buona gara. Vediamo. Tanto Mister X secondo. Mister X secondo. Sulle medie si dovrà fermare, insomma, però. E tra l'altro senza ancora alcuna penalità insieme a Drago Lievitato e ad Adelesi. Oddio, per come conosco Ernesto potrebbe anche pensare di arrivare fino in fondo con questa gomma media, non lo so, vediamo. Però ci proverà, ne sono sicuro. Altri 30 giri. La vedo dura, però nonostante tutto sta facendo una gara molto veramente molto pensata, senza esagerazione, insomma, da come era partito mi piace stasera. Vediamo cosa. Danix e Mauro Gold se le stanno suonando. È arrivato lunghissimo Mauro Gold. Vediamo se intanto Lele salva passa. Ok, Lele salva passa davanti a Apple che va in box. Se le stanno suonando là dietro. E non è tanto, diciamo, bello che se le suonino là, perché dovrebbero recuperare il terreno. Sì, sì. Stanno dando fastidio, come dici tu prima, stanno perdendo tempo, mentre anche il Drago di Vitato sta un po' impazzendo, tra virgolette, esatto, per il Mister X, perché al momento non è riuscito a trovare lo spunto per il sorpasso. Comunque, non per dire, abbi pazienza, ma Asi è su gomma hard a 8 secondi e 1 da Mister X, sì che ha 9 secondi di penalità, ma lui andrebbe tranquillamente fino in fondo con questa gomma. Sarebbe un grosso colpo di scena. Attenzione, vediamo se Drago Lievitato Avrebbe fatto un capolavoro. Ovviamente adesso Drago passerà Mister X. Si avvicina tantissimo, sfrutta tutta la scia, si affianca e riesce alla fine del rettilineo anche. Vediamo se ci sarà l'incrocio. No, Mister X non riesce. E quindi però 8 secondi e 4. Vediamo se Asi riuscirà a finire la gara in questa posizione. Al momento no per 7 decimi, perché ha 9 secondi di penalità. Sì, perché tanto sì, contano anche le penalità, però comunque sia. Peccato, perché è una gara intelligente anche da parte sua, assolutamente. Allora, vediamo. Là dietro Danix 2 secondi e 3 si porta il filotto di macchine, compreso Mauro Gold, Fabio Surname e Z Pro Mauro. E sono un po' stabilizzati adesso, no? Dopo due giri fa, dopo che hanno avuto un po' di stressi, ma adesso sono un po' stabilizzati. Anche perché sanno che passando Flaminio poi ci sono 2 secondi e due secondi abbondanti da recuperare per andare a prendere la Lesi, che è arrivato negli scarichi di Mister X, ma Mister X va ai box. A quanti giri ha su questa gomma Asi? Lo andiamo subito 29 giri, perfetto, 29 giri su gomma hard. Potrebbe farcela, secondo me, a finire la gara su questa gomma hard. Intanto sta arrivando il quartetto
la dietro nei confronti di Flaminio, ormai è questione di giri. 1-4. Eh sì, poi non sarà proprio semplicissimo passarlo, perché c'è differenza di gomma, di, non di gomma, ma sì, sì, di gomma sulle gomme, insomma, ma anche di gomma. Però, perché Flaminio è su gomma hard. Sì, sì, non sarà proprio super semplicissimo passarlo, quindi sai, arrivare, ma poi forse perderanno anche un po' di giri e probabilmente perderanno anche un po' di tempo rispetto a Drago, che tutto sommato non ha grossi problemi davanti a sé, insomma, nemmeno dietro. Vedremo come finirà. Intanto siamo abbiamo abbondantemente passato la metà gara, ormai mancano solo 27 giri al termine. Vediamo se Danix passerà subito Flaminio. È molto vicino, non guadagna quasi nulla alla fine del rettilineo. No, vediamo se in trazione è rimasto lì, ma credo che abbia disabilitato il sorpasso a questo punto, perché le uniche due spiegazioni sono o che abbia disabilitato il sorpasso o che Flaminio abbia un setup scarichissimo. Sì, magari anche una differenza di setup, certo, anche se ce la scarico nel misto dovrebbe soffrire abbastanza, ma tutto sommato tiene, ma poi tra l'altro anche veramente improbabile riuscire a comunque ci siamo dimenticati un'altra cosa, fa specie anche perché ovviamente Alesi dovrebbe rientrare ai box, e quindi diciamo che arrivarci un po' più tardi negli scarichi di Alesi potrebbe giovarne ai piloti che stanno tentando di risalire, ovvero Danix, Mauro Gold, Fabio Surname e Z Pro Mauro. È anche vero che non dovrebbero solo sorpassarlo, ma dovrebbero poi dargli 3 secondi a Drago Lievitato, che per il momento è molto molto pulito. Attenzione, vediamo là dietro, Danix passa Flaminio. Sì. Si porta in quarta posizione, buona la gara al rientro nei campionati ufficiali di Danix, ovviamente come sostituto, però su tutti i chilometri. Vediamo se Mauro deve aspettare un giro per fare la stessa manovra o riesce a trovare Flaminio magari in qualche altro punto del tracciato. Tanto scusatemi, ma ho sempre sognato farlo, al momento non ci sono sorpassi. Farris Alberto, grazie per i 2 mesi di sub, grazie mille. E bisogna fare anche questo su Twitch, ragazzi, dobbiamo mettercelo in testa. Vediamo, Mauro Gold, attaccatissimo a Flaminio, che ha perso il DRS, non vorrei che arrivasse subito qui, l'attacco no, si rimette in scia, oh no. Di Legge 97, grazie per i 3 mesi di abbonamento. Andiamo di nuovo in pista. Sì, grande Luigi, tra l'altro, giustamente. Adesso andiamo in pista perché Mauro Gold è attaccatissimo a Flaminio, molto molto vicino, arriva in staccata e passa il pilota della Williams. Sì, abbastanza agevolmente. Ha dovuto aspettare anche lui, insomma, il giro. Flaminio fa passare sì. Fabio Surname, sì, che rimane abbastanza intelligente da fare. Ha fatto bene. No, Luigi giustamente indicava il fatto di come sia veramente impossibile non prendere penalità in Ungheria, ha perfettamente ragione, insomma. E puntualmente arriviamo in prime che tutti non prendono penalità puntualmente. Cioè, va bene. Anche 50, insomma, quindi qui è tosta. Vediamo. Danix sta arrivando su Alesi, che ovviamente dovrà ritornare ai box perché è partito con gomma media, ha rimesso gomma media. Quindi dovrà per forza andare a montare una gomma soft e probabilmente arriverà nei prossimi 5 giri questo pit stop. Z Pro Mauro ha dovuto inchiodare perché stava per prendere Ruga. Flaminio? Eh sì, vicinissimo, molto difficile al momento. Non ha il DRS il pilota della Williams, ma Z Pro Mauro ha attivato, eccolo, e disattivato l'ERS. Sì.
anche perché ne aveva veramente poco. Danix è arrivato. Ah sì, altri 3 secondi. Mannaggia. Sì. Fanno 12. La posizione dell'Hertz non è semplicissima, nel senso che insomma viene impiegato e poi rimani abbastanza secco. Attenzione. Giovi, ho visto sull'L Salva che anche lui... Oh, 3 secondi per Z Pro Mauro e 3 secondi anche per l'L Salva. Recap delle penalità. 12 secondi per l'L Salva, 12 secondi per Asi, 9 secondi per Z Pro Mauro e Giovi, 6 secondi per Flaminia e Cartista, 3 secondi per Danix, Mauro Gold, Fabio Surname e Advance Apple. Eh sì, Z Pro Mauro nel tentativo di passare a tutti i costi Luca è uscito dal tracciato e insomma il Tardano la beffa, ha preso anche i secondi molto vicino. Adesso vediamo se riuscirà poi a fare il sorpasso su rettilineo. Stanno completando anche loro le ultime curve via del rettilineo. Allora, se fossi in Alesi, ovviamente Alesi lo conosciamo, una vecchia gloria del fit, quindi non credo faccia passare tranquillamente Danix. Però sai che Z Pro Mauro su Luca adesso, vediamo. Ok, passa agilmente Z Pro Mauro, però sì, sai che devi riandare ai box e a montare una gomma soft, o per errore tuo o per errore del gioco, poi glielo chiederemo magari nel post gara. Però cosa faresti? Continueresti a battagliare oppure ci andresti un pochettino più soft? Ma sai, qui Andrea è fondamentale l'ingegnere, no? Perché quando tu stai in pista non fai altro, insomma, che correre più velocemente possibile e cercare di interpretare meglio il circuito e sorpassare quello che fai. Poi il ruolo dell'ingegnere, che è diventato sempre più importante anche negli sport negli ultimi anni con noi, è stato proprio quello di consigliare, di avere una visione di gara generale che oggettivamente fino a pochi anni fa per noi era impossibile avere, insomma. Te Andre invece cosa pensi, cosa farà Alesi? Io personalmente penso che comunque non gliela darà facile a Danilo. No, assolutamente no, conoscendo Alberto diciamo non credo proprio. Però effettivamente magari sapendo, ma anche giusto così, cioè. Sì, se ci manca, però lì poi va a discrezione del pilota, ogni pilota la pensa a modo suo. E ne parleremo di questo giovedì, perché giovedì nel Virtual Studio ci sarà la psicologa del motore insieme a Raffaele Lelli e Luca Flaminio. Parleremo di cose. Se siete interessati a cosa si parlerà, non vi dirò niente, ma vi dico solo giovedì alle 21 col Virtual Studio prima della Master League. Appuntamento da non perdere a questo punto. No, ma io ho già chiesto di farmi psicoanalizzare dopo i fattacci successi e spero che venga accolta la mia richiesta. Insomma, basta pagare, perché insomma i servizi mannaggia i psicologi e gli avvocati, come qualcuno sa, insomma, sono numerosi. Colpo di scena, 3 secondi per Mauro Gold e fanno 6. Allora, questo cosa va a inficiare per Mauro? Va a inficiare il fatto che deve passare Danix e dargli 3 secondi, deve assolutamente dare 3 secondi a Fabio Surname e basta, quindi al momento perderebbe solo una posizione. Sì, nel frattempo diciamo l'altro attore del campionato e della gara è Drago, che devo dire anche lui sta facendo una corsa molto tranquilla, molto, molto pulita, insomma sta facendo quello che deve fare, ha recuperato poi negli ultimi giri circa 2 secondi rispetto ad Asis, stava a 7 qualche cosa, adesso sta a 5-6. Poi credo molto differenze di giri, perché Asis sta a 36 giri con le seconde, Drago 17. Io credo che Mauro debba passare più velocemente Alesi e per poi portarsi all'attacco di Danix subito e tentare la fuga. Se ne ha di sì, più. Se ne ha, cioè sì. Anche perché dovrebbe recuperare 5 secondi e 6 e dare 6 secondi a Drago Lievitato, cosa che la vedo molto improbabile. Abbastanza complicata, sì, ma non ha nemmeno bisogno di quello, deve evitare ovviamente contatti e guidare abbastanza pulito anche lui, sempre pensando un po' a un'ottica campionato, no? Che qui, come abbiamo visto,
magari passare in momenti un po' complicati, la pista non è larga assolutamente, ci sono che vai fine sul muretto e finisci qui la gara, non ci sono grandi vie di fuga in alcuni punti. Vediamo, quindi un po' di recap. Mister X con gomma media nuova a 11 secondi e 4 da Flaminio. Flaminio ha 6 secondi di penalità, dovrebbe recuperare comunque 5 secondi e credo che così facendo prenderebbe la posizione anche su Z Pro Mauro. Che potrebbe essere fattibile. Che potrebbe essere fattibile. Questa la vedo più fattibile, sì. Anche perché Flaminio ha gomma hard, 37 Z Pro Mauro anche lui comunque ha gomma media nuova. Però là davanti si stanno abbastanza marcando. Anche se Z Pro Mauro dopo i 9 secondi ha un po' mollato la presa, perché è calato a 3 secondi e 1. Sì, è un po' più attento. Credo che Danix e Mauro Gold stiano sbroccando dietro ad Alesi, perché è un paio di giri che non riescono a passarlo. Vediamo se Danix al momento potrà tentare il sorpasso. Anche Alesi è una bella gara sta facendo, quindi per loro non sarà molto semplice passarlo. Ha interpretato bene questo circuito. Occhio, pure con più esperienza. Era uscito fortissimo Danix qui, però questa zona di RS io credo sia tanto inutile perché è veramente tanto tanto breve. Sì, credo sia più utile qui, però ovviamente poi tanti dicono però non toccano, ci ha provato Danix, ha messo il muso dentro, sì. E poi la chicane, sai, metterla anche lì con quelle curve significa andare fuori, perché la macchina la controlla, insomma, quindi purtroppo i rettilini qui non sono lunghissimi, ma questa è l'Ungheria. No, perché più che altro, allora, curva, aspetta, 1, 2, 3, 4, curva 4, possibile, sì, curva 4, mm-hmm. Che è quella che adesso si fa in semi pieno. Già se la facevi in pieno magari nel 2014 andavi sì, da un'altra parte, forse in Repubblica Ceca. Esatto. Adesso che si può fare tutto sommato in pieno, lì non si va a toccare neanche tanto i freni, quindi rimarrebbe il DRS aperto e si vedrebbe roba tipo alla Ericsson a Monza nel 2018. Ma sai, secondo me con DRS aperto colpo di scena! È crashato Fabio Surname. Altri 3 secondi di penalità per Cartista. È crashato Fabio Surname. Questo potrebbe essere un potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a Mauro Gold. Bisogna anche vedere quando riuscirà a riprendere il controllo della Williams Fabio Surname. Al momento, sì, tutto sommato il bot se la sta cavando bene, Sì, Mauro che si sta godendo nel frattempo quello che sta combinando Danix con Alesi, forse aspettando magari un tentativo di sorpasso o chissà cosa, magari un contatto tra i due, ma alla fine sono tutti e tre abbastanza vicini. Alesi si difende bene. Ma credo che il buon Alesi andrà ai box tra qualche giro, mancano 18 giri. Sì, ha 22 giri adesso sulle sue medie. Intanto Z Pro Mauro sorpassa il bot di Fabio Surname. Dicevo, credo che vediamo se intanto Danix riuscirà a tentare almeno un attacco. Lele salva altri 3 secondi e fanno 15. Si difende Alesi, grandissima finta di Danix che fa la finta di andare all'esterno, poi si porta all'interno. Ha tentato il advance apple 3 secondi, ha tentato l'incrocio di traiettorie, quindi entrare un pochettino più largo per stringere e trazionare meglio Alesi. E adesso la pratica Ferrari numero 27 la passa la Renault di Danix alla McLaren di Mauro Gold. Ma Danix è stato veramente quasi sorprendente, perché lui ha preso tutta la scia, poi negli ultimi 100 metri, 80 metri è uscito, si è infilato dentro, tra l'altro molto pulito, senza bloccaggi, niente, è riuscito a sorpassare anche, almeno sembra agevolmente, anche se forse così semplice non è stato. Deciso all'ultimo.
Io credo che questa sera Danix nei sorpassi non sia mai stato banale, anche perché aveva fatto un gran sorpasso in curva 2 all'esterno e un'ottima finta per eludere la manovra difensiva di Alesi, che comunque è riuscito a mantenere il DRS, quindi almeno per questo giro riuscirà a mantenere la posizione su Mauro Gold. Vediamo, è molto vicino Mauro, attenzione, perché però arriva, la scia potrebbe dare la posizione a Mauro Gold, che tira una grandissima staccata e di nuovo Alesi tenta di entrare in largo per trazionare meglio, ma bravissimo Mauro Gold a non permetterglielo. Ma tecnicamente Mauro ha stretto molto molto la prima curva, quindi veramente andando sul cordolo e ovviamente prendendo la traiettoria peggiore, e in uscita, nonostante questo fosse molto all'interno, è riuscito poi ad avere un'ottima trazione ed allungarsi. Gran manovra anche di Mauro. È un grosso peccato per Alesi, perché aveva un bellissimo passo e purtroppo magari il solito problema che c'è nell'inizio gara di andare a selezionare le strategie, il gioco fa un po' quello che vuole e quindi è un gran peccato. Sì, tutto sommato ha fatto una gran gara, sì. O poi magari è solo una supposizione e magari lui l'aveva ragionata così la strategia. Sicuramente lo sapremo, no? Come hai detto tu, seguiamo quello che succede anche nel post gara su www.formalitalianetv.com. Assolutamente sì. Però... no, vendiamo pentole, ve lo diciamo. Sul sito magliette. Ma dovremmo metterle per il driver of the day, un set di pentole della Mondial Cup. Tazze. Le pentole fit per cucinare la colazione dei piloti. Ma lasciamo stare, ci sarebbe da farla la pubblicità. Però, guarda, ho pensato una cosa mentre dicevi questa. Andiamo avanti, pensiamo alla gara. No, adesso la voglio sapere. Anzi, 3 secondi a 18. Allora, anche tu non puoi fare così, però. No, adesso lo dici perché abbiamo 3 secondi per Danix. Quindi si mette alla pari con Mauro. Attenzione, abbiamo 34 spettatori che muoiono dalla voglia da sapere che cosa hai pensato, Andre. Quindi, no, ho pensato alla cucina dietetica che ogni pilota fit dovrebbe diciamo avere. Io a caso ho magari fatto... se vuoi che tuo marito la sera faccia un bel 100%, allora compra le pentole fit, no? Guarda, io ho fatto un raduno con i bellissimi Hiroshi, Lopeschi, Flaminio, eccetera eccetera, anche il buon Rosario Sinacori in Alte Fizzaro, che salutiamo, purtroppo ritirato, e l'ultima cosa che abbiamo pensato era la dieta, quindi non credo che sia un buono spot per i nostri piloti. No, ma nei raduni, ragazzi, ci mancherebbe pure che facciamo io, insomma. Ma a me mi hanno raccontato degli altarini, vabbè, lasciamo perdere. Torniamo in pista, anche se non sta succedendo molto e mancano 14 giri. Dopo 56 giri di Hungaroring inizio a vedere tante cose nelle curve. C'è quindi... dato Mauro che si sta avvicinando anche lui ad Alesi. Occhio, perché Danix comunque, ricordiamo, ha preso 6 secondi di penalità. Cartista sul compagno di squadra del Salva, che ha tantissimi secondi di penalità purtroppo. Oh, occhio, perché Mr. X è arrivato a 10.9 nei confronti di Flaminio. Ne sta abbassando il divario. E là davanti Danix a 3 secondi e 3 nei confronti di Drago Lievitato. Ovviamente dovrebbe passarlo e dare 6 secondi. Stessa cosa, stessa sorte toccherà a Mauro Gold, che sta faticando per rimanere in zona di RS nei confronti del pilota Renault. Eh sì, ma Flaminio, anzi Mr. X sta circa consigliando di tenere a 2.5 secondi da Flaminio. Oh, Alesi ai box. Alesi ai box, vedremo. Sì, per cambiare le gomme. Vedremo se riuscirà almeno a rientrare in zona punti. Andiamo, gomma scelta, soft ovviamente. Delle soft, sì. Ottavo, vediamo se Mr. X... No, giri. Credo che comunque... rientri in ottava posizione e scalpelo. Attenzione, Mr. X arriva adesso e riesce a passare nei confronti di Alesi, che ovviamente con questa gomma soft, 13 giri di gomma soft, andrà tranquillamente fino in fondo. Sì, ma andrà anche probabilmente a cercare di sorpassare Mr. X, perché insomma, le gomme soft
almeno per un po' di giro, decine di giri, sono molto veloci. Quello che ho notato guardando i primi tre, ovviamente togliendo Asi, quindi Drago Lievitato, Danix e Morrowgold, che l'ERS va giù, che è un piacere su questa pista, anche se si utilizza praticamente, almeno io credo, solo in un rettilineo. Forse nella seconda zona di RS quando tenti un attacco, ma... Sì, che poi le frenate ci sono, ma probabilmente non così importanti tali da... Magari la capacità della batteria è minore. Eccola che sì. Alesi tenta di passare addirittura nel misto. È forte di questa gomma soft. Ah, c'è. Sta tentando in tutti i modi almeno di andare a riprendere Flaminio. E Flaminio, Alesi, scusate, potrebbe essere un grandissimo alleato di Mr. X, che potrebbe accodarsi. Attenzione, perché Alesi si fa vedere, ma non è così. Segnala, io non so, no, ma... che ha fatto un po' di zigzag. Ha fatto un po' di zigzag. Una volta lo zigzag serviva per perdere tempo in un eventuale taglio, invece adesso è per segnalare probabilmente un potenziale lag di Mr. X. Io sto guardando ma non vedo nulla. Io ho visto un attimino un po' di lag, ma non adesso. Z Pro Mauro altri 3 secondi. Attenzione, perché Alesi si fa vedere in tutte le staccate. Sì, voleva passare di quella chicane, ma insomma è chiaro che segnare per dire a Mr. X che insomma c'è non di più, ma devi fare il suo sorpasso. Occhio, Morrowgold. Morrowgold, attenzione, perché potrebbe arrivare il sorpasso nei confronti di Danix, che si fa tutto sulla destra, tenta il sorpasso all'esterno. Vediamo se ci sarà un incrocio di traiettorie. Sono arrivati lunghi tutti e due. Grandissima trazione di Mauro, che utilizza anche il DRS. Attenzione, perché rimane all'esterno Danix, ha provato. Vediamo se c'è un altro incrocio di traiettorie. Credo che Mauro... Oh, ancora Danix, attenzione, perché si affianca. Prova il sorpasso in curva 4. Occhio adatto, occhio a toccare col muro. Alesi in curva 1 passa. Occhio a toccare quel cordolo, perché è tanto alto e poi sono guai. A un certo punto nelle sedi incroci Danix è andato sulla destra prendendo in pieno il cordolo. Alla fine ha fatto passare. Ho rivisto la scena purtroppo di Flaminio e Birillo Dog a inizio gara, che ha portato poi al ritiro della Red Bull di Birillo. È abbastanza infame quel cordolo. 3 secondi per Flaminio. 3 secondi per Flaminio, fanno 9. E quindi al momento mancano 1 secondo e 6 a Mr. X per prendere la 7ª posizione, che potrebbe diventare 8ª nei confronti di Flaminio. Danix intanto... ho visto un piccolo, un leggero lag di Morrowgold. Spero sia stato solo un desync. E intanto la bagarre che c'è stata... La bagarre che c'è stata tra Morrowgold e Danix ha fatto perdere tanto tempo nei confronti di Drago Lievitato, ma ormai penso che... E sono anche ampiamente... Vediamo, no, attenzione, bisogna fare i calcoli. Perché? Perché 9 secondi... sono davanti anche ad Asi. Sono davanti anche ad Asi. Sia Danix che Z Pro Mauro che Morrowgold. Sì. E quindi si prospetterebbe un podio: Drago Lievitato, Morrowgold e Danix. Sì. In virtù della penalità di Asi, sì. 10 giri al termine di questo Gran Premio d'Ungheria, che è stato all'inizio molto frizzante, una safety car, una virtual safety car, purtroppo 3 ritiri, e poi pian piano l'unica rimescolamento di carte si è avuto solamente poi ai box, a parte una mezza bagarre tra Morrowgold e Danix, poi il resto sono stati tutti sorpassi.
comunque erano da completare, di piloti che avevano mescola più nuova rispetto agli altri. Però abbiamo visto anche un po' una scommessa di Drago Lievitato, che ha deciso di partire là in mezzo al gruppo, prendendosi su rischi, cambiando la mescola, mettendo una media, e tutto sommato devo dire che alla fine non sappiamo come sarebbe andata se avesse seguito la strategia degli altri partendo usando la soft. Allora, e... posso, secondo me, quello che ha cambiato in tutto e per tutto la riuscita della strategia di Drago Lievitato è stato un grandissimo Giovi che da compagno di squadra ha tenuto dietro Mauro Gold, Danix e Z Pro Mauro. Sì. Quello ha cambiato tutto, perché la safety car sembrava incanalare la gara nei confronti di Mauro Gold e Danix. Ovviamente ci si sono aggiunte anche le penalità prese dai due piloti, perché al momento comunque sarebbero 3 secondi e 2, e se non avessero questi 6 secondi di penalità credo che cercherebbero di risalire con un piglio diverso, e ci sono state diverse situazioni, e comunque un grandissimo Drago Lievitato che ha avuto un passo stratosferico. Io non so se il buon Andre ha preparato il driver of the day o se qualcuno lo prepara questa sera. Credo che sia in fase di sviluppo. Sì. Anzi, ti Eccolo. Posso aggiornare, è stato. È pronto. È aperto ora, quindi al 62esimo giro di 70 previsti, il driver of the day. Io direi una cosa: aspettiamo almeno fino al 68esimo per dire il nostro driver of the day qui in cabina di commento. Se voi volete votare, ovviamente liberi di farlo, che perché potrebbe succedere di tutto in questi 8 giri del Gran Premio di Ungheria. Siamo su di lui da parecchio. Ah, no, ok. Sì, no, rispondevo perché scrivono su. Io sono su Ernesto da. Cioè, praticamente un segugio. Cioè, sono lì. Non ho visto la gara, ho visto solo Ernesto. Quindi per me il driver of the day sì, è lui. Esatto, conosco tutte le paratie posteriori del qualunque tipo. Ti potrei fare il disegno della sua Mercedes. Il posteriore della Mercedes lo conosco bene. Che ha fatto comunque una buona gara, però ecco, diciamo che anche, guarda, veramente ammiro Drago Lievitato, che non lo so, è un pilota che ha coraggio, sì, altre secondi le salva, vediamo un po' il computo 21 totale, secondi di penalità, sono 21, ecco, sì. Anche Z Pro Mauro, insomma, 12 secondi, quindi 15 Asi, sì, insomma, diciamo è una pista che no, beh, non è una pista che non perdona al 100% poi esatto, però diciamo che quest'anno in determinate piste lasciano tagliare parecchio, in altre è difficile anche trovare lo standard giusto per i limiti della pista, con questi avvisi vedremo negli USA. Oddio, no. No, non mi ci far pensare. Torniamo in pista. Restiamo in Ungheria. Restiamo in Ungheria con Drago Lievitato, che credo ormai si voglia prendere la posizione su Asi in pista. E potrebbe essere un potenziale alleato di Mauro Gold, Asi, al momento. No, credo che gli arrivi molto molto vicino e poi non tenti il sorpasso, anche perché ormai la vittoria è un rischio veramente inutile. Eh sì. Tanto arrivano delle battutacce nei confronti di un moderatore chiamato Raffaele per i più Hiroshi e Drago of the day. Io battuta io... che potrebbe costare molto cara in vista di giovedì al pilota. No, no, oddio, point. Perché pilota la Racing Point? Scusa, mi sono perso qualcosa di chi stai parlando? Raffaele detto Hiroshi,
Ah, no, no, in realtà stavo parlando della frase prima di Raffaele, di Alberto Fals di Cusco. Ah. Infatti, vedi Che che anche il buon Raffa ci dice: ma come corre il master? Perché anche No, no, lui. parlavo di, no, no, parlavo di vabbè, lasciamo perdere. Allora, ci chiede Andiamo Luigi, avanti. ci fa una domanda Luigi Sì. di legge, che dice: uso il condizionale, questo dovrebbe essere il primo podio di Danix su F1, giusto? E qua dobbiamo chiedere allo storico Andre, quindi Il primo Andre. podio di Danilo? Sì. No, di Danilo. Onestamente non credo, non credo comunque. Se mi date 2 minuti vado a verificare Beh, il risultato dalla biblioteca. ne hai anche 5, anche perché al momento Drago Lievitato sta andando a riprendere Asi ed è a 6 decimi. Ok, al momento non tenta il sorpasso. Vediamo se Asi. Beh, diciamo che Asi con Sì, quella allora situazione Asi. Oh, non Drago! dovrebbe. Si Oh, fa vedere. mamma mia, eh sì, ma con le 6 oscillazioni entrata di curva da parte di tutte e due, perché poi Como Alesi. cercava di schivare. Alesi su Flaminio. Alesi su Flaminio e passa in settima posizione al momento il pilota della Ferrari. Allora, nella Pro del 2000, sul FMO 2017 c'è un podio di Danix, un secondo posto. Molto bene, molto bene. Però. Intanto, occhio perché sta arrivando anche Mauro Gold su questa coppia di piloti. Asi l'abbiamo visto non tanto duellare in Formula Open questa sera, un pochettino, ci è sembrato molto, molto rusticano. Vedremo cosa penserà al momento che Drago Lievitato gli metterà il musetto davanti. Se resisterà e dirà: ok, ho 15 secondi, ma voglio arrivare primo sul traguardo. Oppure, tutto sommato, sono una wildcard e mi faccio il mio. Vediamo. Ma Non cre io credo più la prima. Al momento, per come ha sì, tirato la ma staccata. non è proprio il massimo, nel senso che alla fine stanno oltre a lottando per il campionato, insomma, oltre che per la gara, e oggettivamente sei 15 secondi indietro e rischi solamente di fare dei danni, insomma. Ha tirato una staccata parecchio, parecchio aggressiva Cioè, all'esterno. fare un Io danno in credo quel che se fossi contesto. stato in Drago Lievitato avrei perso almeno 10-15 anni di vita. Beh sì, perché insomma fare un danno in quel contesto, in questa situazione, è Allora, abbastanza imbarazzante. se te la stessi giocando e dici: non ho 15 secondi di penalità, ne ho Ma zero, è un conto. sai, ci sta un po' tutto, ma alla fine veramente si Altri stanno 3 giocando il secondi. campionato. Esatto, si sta giocando il campionato, tu no, Però, quindi punto sai. secondo. Punto secondo, cioè, quindi, prima c'erano i 15, 18, poco cambia, che stai là dietro. Ti Oh, stai. mamma! Aveva perso la macchina, Drago. Ma Stava, ha ti stai scodato giocando parecchio. la vittoria, il podio o qualche cosa, insomma, quindi. Secondo me non ci sta, però Vediamo. poi, sai. Vediamo se difende ancora. E io credo che Drago Lievitato debba stare calmo là dietro, per come ha tirato la staccata Asi prima, che No, poi. ovviamente non ha fatto nulla di male, però è stata una staccata che, come detto da Fabio, ai 18 secondi di penalità, non avesse avuto la penalità l'avrei capito di più, perché comunque ci stai giocando una vittoria, anche se gli altri ovviamente si giocano il campionato. Però tutto Certo. sommato, per Drago Lievitato, anche se vincesse Asi, non cambierebbe nulla, anzi, comunque recupererebbe punti su Mauro. Vediamo. Vediamo. Penso il Drago Lievitato si sta innervosendo per questo stesso discorso, insomma, perché forse si aspettava anche di passare un po' più agevolmente senza rischi, ma evidentemente è rimasto un po' sorpreso anche lui, che adesso si trova Mauro dietro, anche se poi, come vediamo dalle penalità, in realtà Mauro ha 6 secondi. Vediamo Però allora, arriva di posizioni nuovo sono quelle, sul insomma, rimane identiche. rettilineo principale.
per la penultima iniziare la penultima tornata. Io vedo Mauro Gold vicinissimo sul drago lievitato. Difficilmente può passare drago e poi anche Asis in un giro a prendere 6 secondi, ecco, così. Diciamo che è presa un po' improba. Probabilmente Asis vuole avere il piacere di chiudere la gara, no? Al primo posto, insomma, una gran soddisfazione, anche se poi è estremamente virtuale date le penalità, però insomma un po' di... Non l'hai visto mai una penalità a qualcuno per un contatto? I contatti non ce ne sono stati, però là davanti non ce ne sono stati. 18, capito? In 4 km di pista dovrebbe prendere tipo 18 secondi di penalità per pareggiare i conti, ma insomma... diciamo che ormai stiamo arrivando verso la fine e credo che un po' tutti stiano congelando le posizioni, anche per motivi direi di sicurezza, chiamiamola così. Vediamo quindi penultima curva. Ancora, cioè, il flop lo rompi abbastanza facilmente, poi veramente se secondo si sono toccati. Si sono toccati, spero che non abbia rotto la drago. Non mi pare, non so se Andrea pure sta guardando, non mi pare di vedere danni, sì. Però rischio grande, perché poi veramente se rompi il flap e Mauro passa 6 secondi, magari riprende, hai perso una posizione. È una cosa molto strana sta succedendo in questo giro. Oh, sono tutti nel codone di tutti, potrebbe succedere di tutto. Anche perché probabilmente perdi anche portanza dietro la macchina, quindi in un posto così vicino, no? In queste curve anche veloci. Boh, ci rischiamo anche veramente di fare un bel danno. Comunque siamo agli ultimi metri, dai. Chicane. Vediamo. Terzo settore. Adesso ancora il secondo, ma... No, credo che ormai... Terzo. È andata. Vediamo, attenzione. Drago quindi si sta prestando. Eccoci. Alla sua vittoria. Due altra curve. Altra staccatona di Asi. Ultima curva. Asi andrà a passare per primo sotto la bandiera a scacchi, ma è Drago per le penalità a vincere il Gran Premio di intanto sento un ritorno nella mia della mia voce in cuffia. Dicevo, vince il Gran Premio di Ungheria Drago lievitato, secondo Mauro Gold, terzo Danix, quarto Alesi, che per le penalità si ritrova quarto, quindi grandissima prestazione anche sua. Fabio Surname quinto, sesto Z Promauro, settimo Asi, ottavo Mister X che riesce a prendere la posizione su Flaminio, quindi nono. Dicevamo, sì. A chiudere la top 10 Giovi e poi Advance Apple, Cartista e Lele Salva. I tre ritirati sono Dado Izzi, Birillo Dog e Marco Ganu, quindi è stata una gara un po' pazza, però Fabio comunque alla fine non è stata tutto sommato così brutta. No, insomma si sono compiuti questi 70 giri, poi anche abbastanza variegati, abbiamo visto alla fine una prima parte molto diversa con i contatti, i tre ritiri, poi è arrivata la safety car, sono partiti con mescoli differenti, Drago aveva scelto di partire con le medie, quindi sostanzialmente è stata anche abbastanza variegata. Nella seconda parte si sono un po' congelate le posizioni, ma poi ci hanno regalato anche l'adrenalina finale negli ultimi giri, insomma, con quelle manovre che hanno messo un po' a rischio anche l'eventuale classifica di campionato, ma diciamo che è finita bene. Sì, è finita bene. C'è stata un po' la... Io stavolta. Sì, direi di sì. C'è stata un po' la situazione di Asi nel finale, che ha messo tanta paura, credo, al buon Drago Lievitato, che comunque lui
è vero, ne abbiamo già parlato, 18 secondi di penalità, sei una wild card, tirano una staccata a qualcuno che si sta giocando il mondiale, non credo che l'abbia tanto presa bene Drago. Comunque poi alla fine non è successo niente, quindi tutti contenti. Dicevamo quindi Drago invitato, Mauro Gold, Danix, Alesi, Fabio Surname, Z Pro Mauro, Asi, Mister X, Flaminio, Giovi, Decimo, poi Advance Apple, Cartista, Lele Salva e i tre ritirati da Doizzi, Birillo Dog e Marco Gano. Attendiamo solamente i piloti, i primi tre classificati per le interviste, quindi qualsiasi domanda vogliate farci voi dalla chat, tenetevela pronta. Il buon Andre ci ha lasciato senza invitare i piloti, quindi credo che devo farlo io. Non vedrete nulla al momento, quindi tenete... e tre i piloti invitati, quindi attendiamo solamente l'arrivo dei nostri eroi. Ah, chi è il vostro driver of the day? Non abbiamo detto il driver of the day, lo diciamo adesso. Fabio, secondo te? Drago lievitato. Effettivamente per il rischio che si è preso ha fatto veramente un bel gran premio, anche perché come detto partito con gomma media dal fondo, quindi poteva succedere di tutto, è stato bravissimo a stare lontano dai guai e poi sta movimentando anche il campionato, dai, quindi esatto. È una gran bella battaglia là davanti tra, sì, Mauro e Drago lievitato. Non mi ricordo al momento a quanti punti stavano di distacco, lo andremo a vedere per la prossima gara settimana prossima, però io ti dico, per come ha mostrato il carattere, rimanere là davanti, un Asi non mi dispiacerebbe, quindi poi magari Drago non ne sarà tanto felice, però sai, il carattere in questi nuovi piloti è sempre bello vedere. Tre giri prima l'avrei indicato, ma tre giri dopo, tre giri prima della fine sì, tre giri dopo sono un po' rimasto, però ci sta anche, ci sta. No, perché sai, comunque pilota non so quanti anni abbia, quindi dovrò subito andarlo a scoprire. Credo che siano arrivati tutti i piloti a questo punto. Drago, ci sei? Sì, ci sono, buonasera. Oh, buonasera. Quindi hai sentito l'ultima mia riflessione su Asi e io ti voglio proprio chiedere questo. Cosa hai pensato negli ultimi giri quando hai visto un pilota wildcard con 18 secondi comunque tirarti le staccate? Guarda, in diretta ci siamo espressi molto bene, poi ve la vai a risentire perché noi abbiamo temuto il peggio. Ma allora, io prometto che Asi lo conosco. Sinceramente non mi aspettavo pure io si difendesse in quel modo. Poi volevo passarlo ovviamente perché per sicurezza, così mettevo un'auto davanti, appunto dietro di me, che colpisse ancora di più Mauro Gold per sicurezza. Però come ho visto che già in curva 1 si è difesa al mio primo quasi tentativo di attacco, ho detto ok, calma, restiamo dietro perché sennò va tutto a quel paese, quindi va tutto a monte, quindi me la sono voluta prendere poi con calma. Diciamo, sono rimasto appunto di stucco un po' quando ho visto che si è difeso, non me l'aspettavo, ma comunque vabbè, ci sta, è una wild card e ci sta che magari qualcuno vuole farsi vedere bene anche dal punto di vista difensivo, comunque vuole far esaltare le sue qualità, tanto non mi ha fatto comunque nulla di male, quindi ci sta assolutamente alla fine quello che ha fatto.
Eh sì, in effetti è un po' il ragionamento che avevo fatto io. L'avrei compreso di più se non aveva i 18 secondi di penalità, però vabbè, qua ognuno ovviamente si farà le sue idee. E invece veniamo alla gara in tutto e per tutto. Hai preso un grosso rischio partire dal fondo in una gara che comunque non prevedeva tanti sorpassi. Io ho descritto il punto cardine quando Giovi ha fatto una manovra, tante manovre difensive, ha fatto di tutto per tenere dietro sia Mauro Gold che Danix alla safety car. Sì, diciamo che sono voluto partire con la gialla a fare un'unica sosta perché la rossa io l'ho provata e non mi piaceva per niente. Sì, dopo, non l'avevo provata tipo a fine gara come hanno fatto, come mi sembra che ha fatto Alesi, però tipo l'ho provata a inizio gara negli allenamenti e non mi piaceva per niente, quindi ho detto, boh sì, tanto vale fare una sosta perché la gialla comunque faceva tanti giri, infatti avrei potuto continuare ancora un po'. Quindi ho detto a sto punto non ha senso fare due soste, facciamo direttamente una. Inizialmente sì, Giovi è stato bravissimo, di grande aiuto soprattutto in quella fase dei primi giri dopo la ripartenza della safety car. E sempre per quanto riguarda la safety car, diciamo che non ero neanche tanto sicuro di aver fatto la scelta giusta, pensavo che forse Asi l'aveva azzeccata, però ho visto che poi alla fine io ho iniziato a mangiare secondi, quindi ho detto ok, forse probabilmente la mia scelta di restare fuori in quel momento è stata la migliore. E poi niente, alla fine è stata una gara per certi aspetti un po' simile all'Australia, a livello magari di come ho gestito la gara, cioè mettendo diciamo, un po' il cappello da ragioniere più volte. Però diciamo non è stato proprio così per tutta la gara, quindi ad esempio all'inizio dovevo stare attento soprattutto ai rischi. Diciamo, è stata una gara vinta di passo e di strategia, mia, credo. E an c'è anche da segnalare che comunque sei stato uno dei pochi piloti a non prendere secondi di penalità, quindi ti va dato anche Sì, davvero questo complimenti. merito. Grazie, In una gara che non era grazie. difficile prendere, cioè non era facile non prendere avvisi, anche perché qui la pista è molto molto severa. Grazie Drago, e passiamo al secondo classificato Mauro Gold. Invece per te è stata una gara molto turbolenta, ci sono state tante lotte e alla fine un secondo posto che vale tanto. Come hai detto tu, ci sono state tante lotte che mi hanno fatto perdere un botto di tempo. Purtroppo a Budapest è così. Io non me la sentivo di partire con la gialla. Sapevo che era la strategia migliore fare gialla bianca, ma non me la sentivo di partire nelle retrovie, quindi ho preferito partire con la rossa. All'inizio non c'avevo un super ritmo con la rossa, non me la sentivo di spingere al limite. Con la gialla i primi giri facevo un po' fatica, poi da quando ho passato Giovi il mio ritmo è aumentato in maniera incredibile, infatti cioè, ero sorpreso del ritmo che avevo con la gialla, cioè era veramente fortissimo. E niente, però ho perso un po' di tempo con Giovi, un po' di tempo con Danix e poi queste lotte qui ti fanno anche, diciamo, prendere dei piccoli avvertimenti stupidi per spingere un po' di più, c'hai cioè un po' aria sporca davanti, quindi ti fa fare qualche piccolo errorino. E niente, complimenti a Drago per la vittoria. Cioè, ha fatto la strategia giusta, ma ci voleva coraggio a fare quella strategia, soprattutto in questa pista. Ma E anche perché non ti sei complimenti. risparmiato, Mauro, perché fondamentalmente io certi momenti ho pensato, ma perché non penso al campionato? Invece poi quando c'era da tentare i sorpassi così, cioè si vedeva che lo volevi fare, no? Sì, ma anche perché io penso che è troppo presto per pensare al campionato, anche perché non è che ho punti di vantaggio, quindi bisogna anche rischiare in questi frangenti. E niente, complimenti anche a Danix, sono contento che è tornato a correre in un campionato ufficiale, anche se mi ha Grazie, rotto un Mauro. po' le scatole nel secondo Vabbè, stint con la parte gialla. della lotta. Sì. Io diciamo che io ti ho rotto un po' le scatole all'inizio con la rossa che non c'avevo un gran ritmo e hai fatto tu viceversa con la gialla. E niente. Buona gara.
Molto, molto bene, grazie Mauro. Arriviamo al terzo classificato. Ritorno col botto nei campionati ufficiali per Danilo. È stata una gara anche per te, tante lotte. E raccontaci un po' com'è stato tornare qui sul fit. Peccato per anche tu per i 6 secondi di penalità. Ma è stato molto bello e pensavo di fare più fatica perché è una pista che quest'anno non riesco proprio a digerire, come si era visto un po' in Open, però un po' l'allenamento ha migliorato il ritmo e ho sfiorato la pole, poi ho fatto una grande partenza che ho attaccato addirittura anche Mauro e sono stato un po' lì dietro di lui ma non riuscivo a passarlo. E a ripartenza della safety car ho preso di un suo errore e poi ho attaccato anche Giovi all'esterno nella curva in discesa, però forse il setup non era proprio perfetto perché inizio stint andava abbastanza bene però poi perdevo con il passare dei giri, la macchina diventava un po' scorbutica e poi alla fine della gara non avevo più ritmo e ho cercato di tenere su Fabio. E l'ultima curva ho visto che era 3-2, quindi nonostante il bug dovrei essere riuscito a stargli davanti. Molto bene, beh, questo poi lo vedremo nel post gara. Poi questa situazione, sappiamo che purtroppo quando qualcuno abbandona c'è sempre questo desync che non fa vedere i risultati reali. E Fabio? Sì, no, volevo dire questo, tra l'altro stavo un po' cercando, qualcuno mi chiedeva, no, nel tuo percorso, se non mi sbaglio è il secondo tuo podio qua, in fit. Campionati ufficiali, sì, esatto. Avevo fatto un podio in Canada nel 2017. Esatto. Quindi insomma, bella soddisfazione oggi, dai. Sì, sì, no, sono contento, infatti a un certo punto speravo anche nella vittoria, però ho capito che Drago sarebbe stato difficile poi da... a riprendere, passare, poi staccare, visto che avevo anche le penalità. Però un terzo posto buono, dai. Complimenti. Grazie. Molto bene, quindi io direi che se non ci sono domande dalla chat possiamo andare a dare i risultati del Driver of the Day. E questa sera per il 43% dei voti ha pagato il rischio corso all'inizio di partire con una mescola diversa. Drago Lievitato vince il Driver of the Day. E direi che sono d'accordo. Sì, tu l'avevi votato, l'ho votato anch'io alla fine per ovviamente ha preso un grosso rischio all'inizio e è stato veramente molto bravo, molto saggio a tenersi lontano dai guai. Ha preso qualche voto anche Z Pro Mauro con il 15% dei voti, 14% dei voti per Flaminio, 7% per Alesi, Fabio il Surname e Asi e anche Danix col 7%. Quindi complimenti Drago, se non ci sono domande da parte di Fabio direi che siamo in conclusione. Sì, ok. Molto bene, quindi io vado a ringraziare ovviamente i primi tre. Grazie Drago, complimenti ancora per la vittoria. Prego, grazie a voi. Grazie anche a Mauro e complimenti per essere arrivato comunque indenne al traguardo dopo tutte quelle lotte. Grazie a voi, buona serata. E complimenti anche ad Anix per il suo ritorno, speriamo di rincontrarlo in pista magari per qualche altra wildcard o magari per rientrare nei campionati ufficiali. Grazie e buonanotte. Quindi io vi lascio andare al party post gara. So Danilo che magari ti mancavano questi debriefing con il buon Andre, quindi vai pure e digli tutto, okay. Mi raccomando. Molto bene, direi che siamo in conclusione. Io vi ricordo che domani ci sarà il consueto giorno di stop dei campionati. Al mercoledì ovviamente sarà attivo il nostro canale su quell'altra piattaforma rossa con il tastino del play in bianco al centro di un rettangolo, con la premiere delle due gare di Sport League e di Pro League. Vi rimando ai nostri social, vi rimando al nostro sito www.formulaitalianteam.com e soprattutto mi raccomando, giovedì rimanete sintonizzati con noi qua sul canale Twitch di Formula Italian Team perché ci sarà
una psicologa del motore che al momento non mi ricordo il nome, quindi mi scuserà la dottoressa, però sarà veramente tanto tanto interessante capire cosa potrà trattare con Raffaele Lelli per i più Hiroshi e Luca Flaminio nel Fit Studio pre-Master League, quindi il main event della settimana Fit. Chi vincerà? Chi vincerà dopo il debriefing della nostra dottoressa non si sa, dovete rimanere collegati con noi. E poi ovviamente il consueto appuntamento di chiusura di queste gare di Budapest all'Hungaroring con la Prime League, si ritorna al 50% con tanti piloti che potranno giocarsi la vittoria. È un campionato molto molto equilibrato quello della Prime League, noi ne sappiamo qualcosa da Fabio, speriamo che potrà non, essere... Speriamo di non fare le stesse cose che abbiamo fatto. Esatto, esatto. Io lo spero tanto, è un gran peccato, vabbè. Grazie a tutti, buonanotte, un anno a presto solo se Fit non è live. Ricordatevi, giovedì con la dottoressa, la psicologa del motore. Ciao a tutti! Ciao. Ciao. Ciao.